Un grazie anche ai colleghi di altre province che sono presenti in sala, un grazie ai relatori che poi vi presenterò e sarò breve. Iniziamo questo 14° seminario di quest'anno, concluderemo questa fase annuale il 9 mese prossimo, faremo un altro convegno non in sede ma all'hotel Presidio, poi avrete modo di leggere in quantità. Parleremo dei fondi strutturali e saranno presenti i politici regionali locali. Dicevo, questo è il 14° seminario di quest'anno, facciamo un resoconto dove abbiamo parlato di diverse problematiche, se ricordate, e chiaramente ci voleva anche questo sui rifiuti, specialmente una materia abbastanza molto importante e impegnativa per noi che operiamo in edilizia e cantierizia. Però prima di entrare nel merito vorrei passare la parola al Presidente per i saluti e poi chiaramente entriamo nel campo. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza che è un piacere perché vuol dire che il nostro lavoro è seguito. Prima di passare i saluti e dare alcune notizie dell'ultima riunione del 28 ottobre a Milano, riunione dei presidenti, volevo ricordare un collega che la settimana scorsa purtroppo alla giovane età ci ha lasciato, un collega che era sempre presente da noi. Vi ringrazio nuovamente e buon proseguo. Entriamo in merito al seminario, vi presento i relatori e chiaramente vi ringrazio per la loro disponibilità. Pietro Cavallaro ci parlerà del rifiuto in generale e anche l'approccio sulla sicurezza nel cantiere con il rifiuto e quindi tutte queste problematiche. Poi c'è l'avvocato Difeo del foro di Avellino che tratterà diciamo, la procedura sanzionatoria del rifiuto, perché abbandonare il rifiuto è un reato in Italia e quindi vedremo come intervenire. Poi l'ingegnere Battipaglia ci parlerà delle procedure che noi, direttori dei lavori nei cantieri, dobbiamo adottare e applicare per far sì di entrare nella norma, di non avere problemi. Chiaramente è un argomento abbastanza complesso, però oggi noi abbiamo dato inizio a questa discussione che poi nei mesi successivi faremo dei corsi tematici specifici su questo argomento. Quindi passo la parola a Pietro. Grazie per essere stato invitato a questo incontro. Io, diciamo, da molti anni che curo un po' la sicurezza nel mondo del lavoro in genere, oltre che nella cantieristica, anche nelle attività aziendali. E il problema principale è che in Italia, e specialmente nel Meridione, alcuni problemi li vediamo in modo settoriale, non riusciamo a capire il senso delle cose che facciamo. Saranno tanti motivi che ci portano a questo, però di fatto quando si parla di un ponteggio non capiamo perché dobbiamo effettivamente, o noi l'impresa, perché deve fare certe cose, parliamo di rifiuti, non sappiamo perché dobbiamo fare queste cose. Non lo sappiamo perché non li capiamo certe cose, perché non ci viene data quella cultura giusta attorno alla problematica. Innanzitutto noi per parlare dei rifiuti, che è un termine molto generico, dovremmo capire e parlare degli stili di vita che gli uomini hanno avuto nei secoli. Perché principalmente lo stile di vita di una società ha caratterizzato il comportamento e qualificato il rifiuto.
In questo caso lo stile di vita si relaziona necessariamente con l'ambiente, quindi l'ambiente visto non come un'immagine, come siamo abituati oggi, vedere la realtà attraverso il monitor, lo schermo, ma un paesaggio, un ambiente che ha una componente strettamente relazionata con l'uomo. Non possiamo vivere la nostra vita, sappiamo già tutti i disastri che sono avvenuti, non possiamo vivere nella nostra comunità, nella nostra realtà, se non dialoghiamo e interagiamo direttamente con l'ambiente. Di fatto l'ambiente, come sapete, non produce rifiuti, la natura non produce rifiuti, in realtà ha un ciclo aperto e quindi tutto ciò che avviene nel mondo della natura viene riutilizzato e riciclato. Anche i sottoprodotti di fatto possono diventare dei prodotti importanti di materia prima per gli altri. Quindi questo fatto è importante capire che non è il problema del rifiuto di per sé, ma c'è tutta una logica al mondo che noi dobbiamo fare nostra per poter poi applicare tutto un sistema di vita sano, sicuro e praticamente che garantisce il futuro. Noi abbiamo ereditato un concetto di rifiuto dal passato un po' artificiale e questo ci ha condizionato nel nostro modo di vedere le cose e nel nostro modo di usare il rifiuto. Perché se noi facciamo un passaggio un po' indietro, nelle società preindustriali il rifiuto era soltanto di natura organica. Nella realtà e nella civiltà contadina non esisteva un rifiuto, era tutto utilizzabile, tutto riciclabile, cioè il concetto di riciclo pare che è una cosa nuova per noi o per le nuove generazioni. In realtà il concetto di riciclo, come sapete tutti, nelle nostre realtà contadine era una legge, era una cosa naturale, una cosa importante. Come si diceva, del maiale non si butta niente, e come di tutte le altre cose è la stessa cosa. I beni di prima, che non erano di prima necessità nel mondo contadino, non erano considerati che avevano una vita e quindi arrivato a un certo punto morivano e si buttavano. Quando un bene di non prima necessità veniva, si rovinava, veniva riparato, veniva aggiustato oppure cambiava l'uso, però non si buttava niente. Quindi la società contadina non buttava niente. L'unico problema che, come voi sapete, che nasce già dai greci, dai romani, l'unico problema che le società preindustriali avevano era il problema igienico-sanitario. In realtà loro non riuscivano a gestire, sia per mancanza d'acqua sia per mancanza di opere ingegneristiche, non riuscivano a gestire questo rifiuto liquido. E questo ha provocato epidemie, sappiamo un po'. Dal punto di vista edilizio, ho messo questo quadro di Camille Corot che ci fa capire come nell'era preindustriale, come vedete, quei massi sono messi là non per essere buttati o portati in discarica, ma perché sicuramente serviranno per costruire un muro, per costruire una casa. In realtà anche nel settore edilizio gli scarti di altre costruzioni venivano reimpiegati proprio non perché dovevano riciclare, ma perché era nella logica, nella cultura di quel popolo. Nelle nostre realtà sappiamo che i terreni venivano ripuliti dalle pietre e poi si facevano i muri di recinzione. Però con l'arrivo della rivoluzione industriale praticamente sono arrivati dei nuovi prodotti. Noi abbiamo avuto innanzitutto l'uso del petrolio e dei suoi componenti, quindi la plastica, le lattine, quindi tutto un mondo di nuovi materiali. Ma principalmente si è creata una cultura di consumare subito e buttare tutto ciò che veniva superato da un altro modello. La generazione è stata invasa da questa mentalità.
Quindi noi che facevamo? Compravamo la televisione, usciva il nuovo prodotto, come facciamo adesso, lo buttiamo e ne prendiamo un altro, cosa che nella mentalità contadina non esisteva. Questo però ha creato proprio l'accumularsi di rifiuti, quindi comincia a nascere il problema del rifiuto come un problema di carattere sociale, comunitario e in particolar modo come un problema di inquinamento del territorio. Però noi ancora non siamo arrivati come cultura dell'ambiente a focalizzare questo problematico, cioè l'inquinamento. Il problema negli anni 70, diciamo, divenne molto importante perché cominciava a creare situazioni di grossa difficoltà, specialmente nelle grandi metropoli. Quindi le comunità internazionali si cominciarono a interessare del problema, facendo innanzitutto dei trattati, degli accordi e promulgando delle leggi che potessero gestire questa problematica. Una delle politiche ambientali internazionali è stato il rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente delle Nazioni Unite, che per la prima volta nel 1987 parla di sviluppo sostenibile, che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Il concetto del consumismo parte da una sola logica: oggi consumo e non mi interessa che succede, quindi io mi usufruisco del territorio, dell'ambiente, delle risorse a uso specifico. Mentre con questa riflessione, che allora non fu tanto capita, c'è il concetto di lo sviluppo sì è sostenibile se io riesco a garantire alle prossime generazioni una vita, un diritto che ho io adesso. Poi ci sono state le riunioni a Rio de Janeiro, a Kyoto, a Johannesburg e quelle successive. A livello europeo nel 1957 ci fu un trattato, il Trattato di Roma, che non parla proprio di ambiente, quindi nel 1957 siamo in piena era di consumistica e praticamente non si hanno indicazioni precise. Però nell'86 viene inserito nel Trattato di Roma un capitolo, l'ambiente. Però questa volta la logica non è di ambiente sostenibile, ma si cominciano a dare delle indicazioni importanti: salvaguardare, proteggere, migliorare la qualità dell'ambiente. Quindi si cominciano a dare degli input che noi dobbiamo fare delle cose perché vogliamo raggiungere degli obiettivi. A livello comunitario sappiamo che ci sono state tutta una serie di direttive che danno indicazioni agli stati di come muoversi attorno all'argomento. Io non entro molto in merito perché poi c'è l'avvocato che approfondirà queste cose. Però la legislazione italiana, per ottemperare alle disposizioni europee, che cosa fa? Comincia a legiferare attorno a problemi sempre specifici, sempre puntuali, non guardando nel complesso la problematica ambientale e quindi la storia del rifiuto e come deve essere gestita questa problematica. Perché è importante, perché se noi non sappiamo qual è il vero problema di una cosa, facciamo leggi, 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 però alla fine anche chi deve mettere in atto nel nostro piccolo, nel cantiere, eccetera, non riusciamo ad avere un significato della nostra azione. Quindi come legge concreta noi abbiamo la legge del decreto Rocchi, come ben sapete, poi il testo unico del 2006 e poi tutta una serie di leggi che modificano il testo unico. Quindi questo dimostra che ancora lo Stato italiano non aveva una chiarezza di come affrontare la problematica, perché viene trattato il discorso dei rifiuti solidi, il discorso dei liquidi, il discorso del trasporto, tutta una serie di argomenti che in realtà non danno un quadro generale della situazione. In Campania abbiamo avuto la legge regionale numero 4, che questa volta è stata modificata ulteriormente, ma entrando nel merito di quello che dice il decreto
152, nel nostro caso il problema del rifiuto viene trattato nella parte quarta, perché il decreto è composto da una serie di parte prima, parte seconda, parte terza, e diciamo ci dà una visione unitaria di quelle che sono le problematiche che possono interessare la difesa, la protezione del territorio, delle acque e quindi la gestione dei rifiuti, l'aria, la tutela contro i danni di danni ambientali. Io nell'attività mi sono trovato molte volte a dover interagire con tutte queste cose. L'autorizzazione agli scarichi, che cosa si deve fare? Andare al comune? No, non si va al comune. Si trasmette tutto alla provincia, al comune, però il comune lo trasmette alla provincia, c'è tutta una cosa macchinosa che normalmente uno dice, ma perché è così? Allora, lo scopo della legge è molto chiaro, è solo che noi non capiamo tutto il meccanismo e allora ci rincidiamo. Non solo noi, ma gli uffici che a sua volta tagliano le comunicazioni tra i vari uffici e quindi la pratica non si riesce a portare avanti. La parte quarta del decreto, in questo caso, parla di gestione di rifiuti conforme a delle tematiche molto importanti, che sono i principi di precauzione, i principi di prevenzione e di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione. Poi chi di voi fa sicurezza nelle aziende, nei cantieri, sa benissimo che questo capitolo, questi principi assomigliano molto alla 626, ovvero all'8108. Perché la legge, che cosa ci dice il legislatore? In realtà per risolvere il problema, è un problema, lo possiamo risolvere se capiamo che è un problema culturale. Io la sicurezza nel cantiere la ottengo solo se capisco che la sicurezza è vita, e la sicurezza mi consente di gestire il lavoro in un modo valido e razionale. Lo stesso vale per quanto riguarda il discorso dei rifiuti. Allora ci vuole precauzione, cioè io quando entro a che fare con dei materiali, e come sappiamo bene nel cantiere noi ci arriva, iniziamo il cantiere e ci arriva del materiale che dobbiamo impiegare. Però nel frattempo abbiamo degli scarti che avvengono o durante la lavorazione o a fine lavorazione. Quindi avere una mente chiara di che cosa stiamo facendo, di che cosa stiamo usando nella fase di progettazione, perché la vita dell'edificio non è che la dobbiamo vedere che fra 30 anni scade un permesso eccetera. La vita dell'edificio nasce proprio nel momento che noi iniziamo a fare la costruzione, al materiale che andiamo a scegliere e quindi al rischio che noi comportiamo nell'ambiente al momento che lo dobbiamo dismettere. Ma la cosa importante è quella che c'è la responsabilità di tutti gli attori. Tutti gli attori che hanno a che fare con il rifiuto sono tutti chiamati a collaborare. Il proprietario, l'impresa, il trasportatore, il rivenditore, cioè tutti quanti siamo tenuti a garantire che non ci siano dei rischi nell'uso del materiale o nello smaltimento del materiale. Ma oltre ai rischi, la legge è molto più precisa, che dice il discorso che io devo, alla fine della sua utilità del materiale, devo poterlo riciclare e riutilizzare, come facevano nelle vecchie società contadine. Se io faccio un lavoro che mi consente di recuperare e riciclare o nella stessa sito o in altri siti il materiale che ho usato, è una cosa importante. Se lo devo riciclare, devo capire come si può riciclare e come lo devo trattare fino a quando non arriva al riciclo. La cosa importante è che la legge dice chi inquina paga, perché praticamente, visto che siamo tutti corresponsabili, però dobbiamo trovare chi paga qualora si fa un reato di carattere ambientale. La gestione del rifiuto logicamente comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento. Queste sono le fasi principali. Noi parliamo di rifiuto in edilizia,
legato logicamente alla costruzione e alla demolizione. L'obiettivo del tecnico è quello di verificare e privilegiare il recupero del rifiuto che si verrà a creare in cantiere. Nella convenzione che ci fu delle Nazioni Unite, portarono avanti un concetto molto importante, il concetto delle 4 R, che viene ripreso dalla normativa: riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero delle procedure per produrre energia. Nel linguaggio contemporaneo è stato detto sotto un'altra forma a livello sociale: riuso, riciclo, riimpiego e recupero. Cioè, nella nostra vita, nel nostro stile di vita, abbiamo queste 4 R che entrano in connessione con quello che dice lo stile della legge. Quando io meno posso buttare, meglio è. Quando più posso far vivere il prodotto che ho, meglio è. E principalmente, se riesco comunque alla fine del processo a recuperare energia, va bene. Come rifiuti noi abbiamo, come sapete, i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Entrambi hanno un aspetto di pericolosi e non pericolosi, secondo la caratteristica del rifiuto. I rifiuti urbani sono i rifiuti domestici e poi c'è il rifiuto che è assimilabile a quello domestico. Cioè, dei locali che sono assimilabili a quelli domestici, alla civile abitazione. Poi abbiamo i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quello di provenienza di materiale che giace nelle strade, rifiuti vegetali e rifiuti provenienti da esumazioni. I rifiuti speciali sono quelli legati logicamente alla lavorazione, da attività agricole, attività industriali, artigianali, di commercio, di servizi. Ma come vedete c'è anche il rifiuto che deriva dall'attività di scavo e di demolizione e di costruzione. Quindi tutto quello che ha a che fare con l'edilizia è dichiarato, definito rifiuto speciale. I rifiuti pericolosi invece sono quelli che sono contraddistinti negli allegati con un asterisco, e quello ci fa capire che abbiamo a che fare con un rifiuto pericoloso. Questo perché bisogna entrare nel merito di questi punti? Perché quando noi siamo in cantiere siamo tenuti, perché compartecipiamo alla gestione, noi il direttore dei lavori o responsabile dell'esecuzione della sicurezza, dobbiamo capire che cosa si sta facendo in quel cantiere, dove stiamo depositando i rifiuti, come li stiamo depositando, ma principalmente ancora la legge ci obbliga di dire che tipo di rifiuto è, per garantire la sicurezza degli altri e per garantire poi che possa essere trasportato. Tutte queste cose quindi noi siamo tenuti a farlo, che è un obbligo. Quindi se l'impresa non lo fa, dovremmo essere noi già a monte nella fase progettuale a stabilire non solo queste aree di deposito, ma avere delle aree ben selezionate, come l'ingegnere vi spiegherà. Noi abbiamo visto sempre nei grafici queste aree senza nessuna classificazione specifica, però se viene un controllo e ci chiede, dice: ma tu il rifiuto pericoloso dove lo metti? L'impresa come si muoverà? Le due imprese, magari l'impresa in appalto e in subappalto, dove scarica queste cose? In quella stessa area? E quindi già siamo in difetto, perché queste cose non si possono fare. Allora, la legge deve essere studiata da questo punto di vista, capire realmente quali sono le indicazioni che ci dà per evitare di creare rischi, di conferire rifiuti miscelati, mischiati fra loro, che ci comportano dei danni sia all'ambiente ma sia a noi. I produttori dei rifiuti sono tutti quanti quelli che materialmente eseguono l'attività di demolizione, di costruzione. Il proprietario può essere produttore del rifiuto nel caso in cui chiama a
fare un lavoro specifico che non esce dalla, non viene generato, da cui non si generano rifiuti, perché già è un rifiuto quello che io sto commissionando. Per esempio, io devo spostare dei mobili vecchi, quello là è già un rifiuto che ho deciso di portare a consegnare nell'area ecologica. L'impresa che me lo trasporta non è in questo caso produttore di rifiuti. Quindi chi fa l'azione, chi lo genera, diventa produttore di rifiuti. Poi ci stanno tutta una serie di adempimenti amministrativi che poi l'ingegnere spiegherà, che sono sotto la nostra sorveglianza. Noi dobbiamo sapere l'impresa che cosa deve generare nel cantiere quando fa questo tipo di attività. I registri, il mondo, è tutto un sistema che ci consente di gestire il rifiuto dal momento che lo depositiamo nell'area provvisoria di cantiere fino alla sua cessazione nella discarica. Il sistema è studiato in modo tale che può essere controllato già dal primo momento, che parte. Logicamente noi siamo tenuti a identificare il rifiuto e sapere dove e com'è smaltito. Allora, una cosa su cui volevo soffermare, non so se ne parlerai, è il codice CER. Il codice CER è importante perché praticamente identificando, al momento che io faccio uscire il materiale dal cantiere, devo identificarlo. Ci sono dei codici che identificano la natura di tutti i materiali. Per categoria, che sono i primi due nomi che leggete, cioè dice a quale settore appartiene. Poi per componente, che fuoriesce da questo rifiuto sono gli altri due codici, e poi per l'elemento che contiene. Quindi dalla tabella ci scontriamo a quale codice appartiene. Nel caso che non si riesce a non c'è la descrizione precisa, si deve codificare e quindi trovate dare un codice di assimilazione. La cosa che volevo anche evidenziare è che noi, quando facciamo lo stoccaggio temporaneo, i rifiuti non possono stare alla vita per 3 anni, 4 anni. È importante perché dice sì, il cantiere è sospeso, quindi io come direttore del lavoro o responsabile della sicurezza non me ne frego niente. Il problema è capire che, essendo tutti rifiuti pericolosi, c'è un limite di tempo che può stare nell'area del deposito temporaneo. Cioè noi abbiamo che i rifiuti pericolosi possono stare 2 mesi e dopo devono essere iniziati i procedimenti di smaltimento. Oppure, se noi superiamo i 10 metri cubi di materiale, deve essere già portato allo smaltimento, non quando finiremo il cantiere, perché se no poi alla fine lo smaltisco. Non è così. Poi i rifiuti non pericolosi stanno di più, possono stare 3 mesi, e per una cubatura di 20 metri cubi. La cosa importante è che una volta che ho stabilito che tipo di rifiuto ho, devo rispettare anche i contenitori idonei dove mettere i rifiuti. Se io ho lattine di olio, non li metto per terra. Diciamo che rientriamo nella logica al discorso che deve fare l'elettrauto o il CER meccanico nel conservare i rifiuti legati alle olie, all'olio e alle lattine. Quindi dovrà avere i contenitori idonei. In molti cantieri si trovano contenitori che sono chiusi dalla spazzatura, che si usano all'esterno, è sbagliato, non è a norma. Devono essere proprio adibiti per il tipo di rifiuto speciale che io vado a produrre. Il divieto di mischiare i rifiuti, la cosa importante è il divieto di abbandono. Cioè, una delle cose
che noi non curiamo, è il discorso che i rifiuti della demolizione li buttiamo là, poi la porta arriva, butto la porta là, in un altro posto, ed è in realtà un modo non controllato che va contro lo spirito della legge, perché la legge ci dice che noi lo dobbiamo controllare dal primo momento. Quindi dal momento che so che sto smantellando del ferro, io già lo porto nell'aria idonea per recuperare, per deposito del ferro. Se sto smantellando il legno, lo vado a mettere già là, perché se io li metto assieme e all'improvviso non arriva qualcuno, io sto facendo, sto miscelando dei prodotti che non vanno messi assieme. E poi posso essere accusato di aver abbandonato i rifiuti. Capitato in molte attività che si lasciano falegnami, meccanici, eccetera, che fuori dal piazzale lasciano la loro parte della lavorazione rimasti, tanto poi li prendo, chiamano il camion e li faccio portare. Se arriva un controllo, logicamente quello là è abbandono, viene considerato come abbandono di materiale. Logicamente noi abbiamo dei rifiuti speciali tipo l'amianto, che poi l'ingegnere ce ne parlerà, che comunque vanno trattati tecnicamente in modo diverso, quindi vanno fatti dei piani, vanno seguiti una serie di procedure, ma principalmente nella raccolta dobbiamo avere anche i contenitori adatti per il prodotto che andiamo a smaltire, e non lo possiamo lasciare in deposito così come ci viene prima, ma siamo tenuti a rispettare delle regole. Allora, io ho finito come dimostrazione. La cosa è capire che la vita del rifiuto, diciamo, coincide con la capacità nostra di saperlo gestire, e se vogliamo un ambiente migliore lavoriamo per rispettare la legge, ma allo stesso tempo stiamo lavorando, sappiamo che stiamo lavorando anche nei nostri interessi. Grazie. Grazie architetto, adesso passo la parola a Luca Di Feo che ci parlerà della procedura sanzionatoria. Cercherò di non annoiarvi, la tematica è di grande attualità, soprattutto di grande drammaticità. In realtà l'architetto ha dimezzato il mio intervento, però perché alcune delle problematiche che ha esposto le avevo attenzionate nel mio intervento, però da un altro punto di vista ha agevolato il mio intervento, perché introducendo alcuni temi sarà più facile per me poi illustrare quelle che sono le tematiche giuridiche, soprattutto non solo dal punto di vista della fattispecie legislativa, cioè di che cosa ha previsto il legislatore, che cosa, ma soprattutto poi di quello che succede nella realtà giurisdizionale, perché una cosa è prevedere un reato, una volta poi l'imputazione, soprattutto affrontare il dibattimento, perché alcune di quelle problematiche che faceva riferimento l'architetto ci hanno coinvolto in un mare di richieste, di autorizzazioni che uno va a lei, tra l'altro che poi si arriva imputati in un processo, se ne esce assolti, ma non perché non sia stato commesso il reato, ma perché non si riesce a individuare la carenza. E siccome vige il principio nulla in dubio pro reo, il giudice di fronte al minimo, alla minima perplessità, deve assolvere. Questo nei casi gravi, così come nei casi meno gravi. Allora, come dicevo, quella dell'ambiente è
è una problematica che deve interessare tutti noi, ma non solo sull'aspetto, adesso siamo qui presenti perché c'è la tematica dei rifiuti e quindi ci puoi coinvolgere professionalmente, ma come collettività. L'ambiente è strettamente, la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa alla salvaguardia della salute umana e tutti, nella veste di cittadini, dobbiamo collaborare. Anche il Papa ultimamente se n'è interessato, al di là del legislatore che sta legiferando quotidianamente e ci troviamo di fronte a un mare di norme che è poco dire ci sta veramente disorientando. Quindi ambiente e salute umana, e questo è il capisaldo di tutta la tematica legislativa. Le norme, negli ultimi 20 anni il legislatore si è dato molto da fare. Precedentemente il codice Rocco aveva, gli erano presenti 2-3 norme che venivano poi neanche applicate nella realtà, 734, l'imbrattamento, l'inquinamento, ma trattati in forme molto molto generiche. Ecco perché poi i casi che hanno fatto praticamente scalpore, Ilva, Eternit e via dicendo, sono usciti fuori con una soluzione, perché le norme devono essere chiare, nulla pena se non c'è una norma. Una persona non può essere condannata, anche se poi nella realtà quell'effetto è stato prodotto. Come dicevo, negli ultimi 20 anni il legislatore ha preso a cuore questa tematica dell'ambiente e ha iniziato con una serie di norme a legiferare. Allora, quello più conosciuto, che ormai non è più applicato, è il decreto Ronchi, no? È stato emanato nel 1997, il primo intervento sui rifiuti e sull'ambiente. Era però una legge che era di natura strettamente contravvenzionale, e quindi poi vi spiegherò qual è la differenza. Quello che è il capisaldo di tutta la tematica dei rifiuti è rappresentato dal decreto legislativo 3 aprile del 2000. Purtroppo sono un'operatrice del diritto e quindi mi devo tediare e indicare quelle che sono le norme, perché anche come vostra conoscenza e come punto di riferimento può anche servire per consultare, anche quando fate una ricerca, leggete una rivista, è più facile poi capire di che cosa stiamo parlando. Quindi la norma più importante in assoluto nell'ambito dei rifiuti è il cosiddetto codice ambiente o testo unico sull'ambiente. Chiaramente il codice contiene una linea di articoli e poi, man mano che andiamo avanti nell'esposizione, io ho attenzionato quelle norme che comunemente nella realtà quotidiana vengono contestate poi da pubblici ministeri e per i quali poi vengono fatti i giudizi. A parte il codice ambiente, abbiamo avuto, sappiamo tutti, un periodo particolarmente grave, il periodo dei rifiuti in Campania, l'emergenza rifiuti, ed è stata emanata una legge speciale, ne abbiamo sentito parlare tutti. A quel punto il codice ambiente per i reati non veniva più applicato, veniva applicata questa legge speciale che, guardate, ci sono stati e sono ancora pendenti una miriade di procedimenti, perché chiaramente essendo una legge speciale, stando l'emergenza dei rifiuti in atto, è chiaro che vi era un disordine, l'abbiamo visto tutto, l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Dove è nato il problema? Che la legge è stata emanata nel 2008, l'hanno emanata per un anno, poi è cessato, poi hanno reintrodotto, poi hanno fatto una nuova legge per ritornare, e quindi vi sono una miriade di procedimenti con questa legge. Ora, molte volte gli avvocati si presentano dicendo: siccome questa legge punisce più gravemente i reati rispetto al codice ambiente,
e siccome c'è il principio del favor rei, cioè uno del giudice deve applicare all'imputato la norma che è più favorevole. Allora sostengono, siccome adesso vige vigono le norme del codice ambiente, tu un giudice non me lo puoi condannare come delitto ma come contravvenzione, cosa che non è, perché la legge speciale bisogna guardare il momento in cui è stato commesso il reato. Questa è una cosa, un principio importantissimo, bisogna guardare quando è stato commesso il reato, vigeva la legge speciale e ti applico la legge speciale. Diversa cosa invece quando le norme cambiano e sono più favorevoli, allora indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato, io ti agevolo nella norma. Allora, un'altra norma molto importante, diciamo che ha cambiato il panorama giuridico, è di recente emanazione, risale al maggio di quest'anno, è la legge 68 del 5 maggio, che ha introdotto per la prima volta nel nostro sistema giuridico i cosiddetti ecoreati. Si tratta di 12 norme che appunto hanno costituito un titolo a parte dopo quello contro l'incolumità. Sono 12 norme che, guardate, vanno viste con particolare attenzione. Adesso le abbiamo studiate soltanto sotto l'aspetto empirico, perché sentivo un mesetto fa il procuratore Cantermo ha detto: siamo stati i primi come procura in Italia a partire con gli ecoreati, perché si tratta di questioni molto delicate, e poi vi spiegherò perché stravolge anche sotto il profilo delle pene, sulla prescrizione hanno modificato tutto. Solo che, diciamo, oltre a introdurre queste nuove forme di reato, ovviamente, penso che un po' tutti operatori del diritto siamo un po' convinti che ci sia un vero e proprio disastro giuridico, perché sono di difficile interpretazione. E come vi dicevo, se la cosa è difficile, allora bisogna assolvere. Assieme a questi tre capisaldi che vi ho esposto, vi sono poi una miriade, dicevo, se contiamo sono una cinquantina gli interventi normativi che riguardano i rifiuti. Quindi immaginate bene sia l'operatore del tecnico, sia l'operatore di diritto, in quale marea di norme si deve muovere, e la difficoltà poi nell'affrontare. Molte volte avviene un consulente della procura e dice una cosa, viene il consulente dell'imputato e ne dice un'altra, e magari sulla stessa questione si aprono dei dilemmi, va bene? Difficilmente concordano sugli stessi aspetti. L'architetto mi ha brillantemente preceduto, io avevo attenzionato alcuni articoli del codice ambiente che riguardano appunto i rifiuti, che sono quelli che definiscono il produttore, il detentore, il commerciante, e poi c'è l'articolo 184, a cui poc'anzi ha fatto rivediamo se siete stati attenti, che parla dei rifiuti in genere, appunto i rifiuti urbani e i rifiuti, vengono i rifiuti urbani, sappiamo quelli che vengono prodotti comunemente dalle abitazioni e via dicendo, e i rifiuti speciali, suddivisi in rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Hanno un codice CER, l'architetto l'ha già indicato, questi codici CER sono molto importanti. Quando vedete l'asterisco, si tratta di rifiuti pericolosi. Quindi quando vedete che un prodotto è indicato con un codice semplice, vuol dire che non è pericoloso. Quando c'è l'asterisco è pericoloso. Ma questo non soltanto ha un riflesso sotto l'aspetto della classificazione e dell'inquinamento, poi si riverberà anche sulla norma penale, perché è chiaro, se io lascio 20 pneumatici è un punto. Una cosa invece che prendo la lattina d'olio, stiamo facendo del meccanico, prendo la lattina di olio esausto e la metto nel prato vicino, è un'altra cosa. Ora, la norma poi che riguarda
diciamo, come la categoria è l'articolo 186 che riguarda le terre e rocce da scavo. L'articolo 186 però è stato abrogato nel 2012 dal decreto legislativo, vediamo, eccolo qua, dal decreto legislativo del 2012 che rimandava a un decreto ministeriale. Architetto, lei sicuramente è più esperto perché è di frequente applicazione, mentre noi quando capita la fattispecie chiaramente ci risulta. Questo decreto legislativo che ha abrogato il 186 del codice ambiente ha rimandato a un decreto ministeriale 161, questo ritengo che sia di centralità nella vostra attività, perché quando, quindi la definizione è quindi un decreto ministeriale del Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, che disciplina proprio la disciplina, le rocce e gli scavi. Ora, il principio generale che i rifiuti che provengono dalle demolizioni non sono rifiuti speciali non pericolosi, che possono essere riutilizzati, ma alle condizioni previste dal decreto ministeriale. Laddove nessuna di queste viene meno, una di queste condizioni, il non si parla più, allora si incorre nella fattispecie di reato. E quindi che cosa succede? Che si tratta di siamo di fronte a uno smaltimento illecito, sebbene di rifiuti non pericolosi, che possono diventare pericolosi, perché se voi demolite un fabbricato e ci sta il ferro e ci sta l'ondolina di amianto e c'è quanto altro possa essere, è chiaro che diventano anche pericolosi. E quindi il trattamento in questo caso sanzionatorio diventa sempre più forte. La regola generale quindi è che se voi utilizzate, fate uno scavo, utilizzate possibile il riempito, l'importante è seguire le norme procedurali. Laddove invece queste vengono meno, allora andiamo nell'ipotesi dell'articolo 256 del codice, eccolo qua, del codice ambiente. Ora, l'articolo 256 non punisce solo chi smaltisce illecitamente un materiale da demolizione, ma riguarda tutti gli smaltimenti illeciti, tutti i trasporti illeciti e prevede anche la discarica. Un caso concreto nella giurisprudenza è le terre e rocce di scavo che non vengono selezionate, i fabbricidi. Tutto ciò che proviene dalla demolizione, se non viene, deve essere classificato, codificato e mandato a uno smaltimento presso poi, perché quella è un'altra cosa, non basta suddividere e ripartire, ma bisogna poi che questi prodotti vengano indirizzati presso i siti autorizzati a ciò. Perché che succede? Sì, prego. Forse sto andando troppo veloce, sì, sono un po'. La cava autorizzata, sì, alla riqualificazione. Che cosa succede? Quando terre e rocce, no? Vengono acquisite dal formulario, io formulario, faccio il formulario, so dove l'ho presa questa terra, sì, e so che quella cava è destinata a riempire con terre e rocce. Mi si oppongono la forestale perché dice c'è rifiuto. C'è? Cioè si identifica come rifiuto. E questa è la procedura. Allora, o no? Lei ha introdotto una tematica che volevo a cui volevo fare riferimento a proposito dei codici CER. Allora, quando viene la forestale, perché purtroppo voi capite bene, la polizia giudiziaria, ora i carabinieri, la polizia un po' meno, i carabinieri e la forestale, a volte anche la guardia di finanza, intervengono frequentemente. Loro hanno dei parametri. Ora però, non è, loro sequestrano, fanno la comunicazione di reato in procura e arriva un'imputazione. Prima però che avvenga questa cosa, normalmente vengono chiamati i tecnici ARPA, dell'ARPA, cioè dell'ARPA analizzare che vengono ad analizzare. Ora,
sono gli esperti a doverci dire che tipo di rifiuto, cioè se è un rifiuto e che tipo di rifiuto. Noi vediamo che secondo lei... Come formulario... Guarda, quello poi entriamo in un'altra tematica, perché lei se sformulario scrive... In R10, per esempio, il formulario è R10, sì, però combinare un formulario non basta, perché ci sono anche i falsi. Cioè io sul formulario scrivo che sono terra e roccia, poi ci stanno 10 vini, 10 litri di olio dentro buttati. Vi spiego una cosa, ma questi sono casi concreti capitati. E non c'è prima l'analisi chimica, prima dello scavo. Eh sì, il decreto ministeriale dice così. Ma se c'è la legge e dobbiamo rispettarla, ma c'è anche chi non la rispetta. E il reato lo commette non soltanto perché ha smaltito illecitamente, ma perché ha commesso dei falsi. Ci sono dei camion che vengono fermati, hanno il formulario, ci ho preso 2 quintali di vetriccio, li ho presi ad Avellino, li ho presi dal geometra della Vecchia, li sto portando a Napoli in questo sito. Ci sono innanzitutto dei siti, questo che succede effettivamente nella realtà, ci sono dei gestori che hanno 2 siti, uno autorizzato e l'altro non è autorizzato. Ecco, ci sono dei formulari che vengono indicate, non so, 1 chilogrammo, dico, ma ne stanno trasportando 50.000. Viene indicato un prodotto e invece ne contengono anche altri. Infatti stavo facendo un esempio, un capitato, alla discarica di Bustarza, in tema di il momento di emergenza rifiuti. I controllori, i vigilanti fermano quei camion, quello trasporta RSU, cioè quindi rifiuti urbani. Non lo so come si chiamano quelle attrezzature, andavano in tilt, hanno bloccato tutto, hanno sequestrato il camion, l'abbiamo dissequestrato 2 mesi fa, dal 2009, perché per andare in tilt vuol dire che quel camion che normalmente che portava rifiuti solidi urbani aveva presumibilmente dell'amianto, delle sostanze radioattive. Chiamano l'ARPA, selezionano, non dico quanto ci hanno impiegato, non c'era niente nell'apparenza che potesse ricondurre a un rifiuto speciale pericoloso. Non immaginate, nessuno immaginava che cosa c'era in quel camion. Allora tutti quanti pensavamo che, e quindi sono stati indagati l'autista, il titolare dell'impresa, il titolare della società. Indovinate che cosa c'era in quel camion? L'unica cosa che veniva rilevata è impensabile. No, perché quello facilmente nel camion si può mettere tutto, una volta che il conducente è partito, si può fermare una parte, si mette d'accordo con uno e dice portami questo, cioè un pezzo di amianto, mettilo là, tanto chi ti vede. Oppure lui dice io la mattina prendevo il camion già pronto, la potrò fare. No, e quindi, in via preventiva vengono indagati tutti, così come quando fate l'opera abusiva, così come c'è un cantiere, viene indagato il tecnico, il proprietario, l'impresa esecutrice. Questi sono... C'era... L'unica cosa che hanno visto un tovagliolino rigurgito di qualcuno, perché prendeva anche dell'ospedale, di qualche persona che si era sottoposta a una... quelle sedute di radioterapia. E quindi diventava, ci sono delle cose. Un altro caso, in un torrente dalle parti del Giove della Vecchia, spero che non era lui il direttore dei lavori, dalle tue parti c'è un torrente. La polizia giudiziaria sequestra, avevano riversato dei materiali di demolizione, tutto riversato in questo torrente. Quindi chiaramente, vedete, non è solo il fatto di disfarsene, perché tu lo metti nel torrente, va nell'acqua, nelle falde acquifere, e quindi
quel costo che tu hai risparmiato si riversa poi come un costo sulla società, perché tu vai ad inquinare, se ne sotterri lo stesso. Avevano sversato tutto questo materiale di demolizione. Bene, hanno fatto le indagini, dicevano tanto che a Modena c'era, hanno, in base ai codici? No, attraverso il monitoraggio dei lavori. Che... Sì, c'erano dei tagliandini, delle aziende, no? Sono risalite e ne abbiamo questo. Ecco. Altro caso è il sotterramento, perché purtroppo è ben noto che la nostra regione, purtroppo, ma veramente e ancora verranno fuori situazioni ancora più tragiche di quelle che abbiamo vissuto. Il problema non è grave, ma è gravissimo. Allora, come dicevo, l'articolo 256 quindi punisce con una contravvenzione quelli che sono, a secondo se si tratta di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Chiaramente, se si tratta di rifiuti pericolosi, impone una sola multa, ammenda. Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, c'è l'arresto e l'ammenda. Poi vi spiego come si può. Il divieto di abbandono, l'architetto già ce l'ha anticipato, chiaramente non possiamo disperdere nell'ambiente i rifiuti, sia che siamo tecnici, sia che siamo titolari di ambiente, sia come cittadini. Perché noi riusciamo a creare nel giro di 15 giorni una discarica, perché passa uno e lascia un sacchetto. Dopo, io quando dico questo, però questa la gente va in giro con i sacchetti di immondizia, perché e quindi ci troviamo di fronte a delle discariche che sorgono così a ciel sereno. E poi sono la responsabilità del proprietario e via dicendo. Questo è un altro problema, come si fa a difendere un proprietario che a volte è incolpevole? Allora, quindi dicevo, questo dell'articolo 256 è uno degli articoli che mi interessa direttamente. L'altro articolo, l'architetto ha citato il solo, come vede l'ho seguita, ha citato solo il fatto, io indico come operatore del diritto anche l'articolo. I due articoli, a parte il 256 che vi interessano come professionalmente, sono il 137 e il 279 del codice ambiente, che riguardano gli scarichi di acque reflue industriali e riguardano le emissioni in atmosfera di fumi e gas. Ora, il 137 sappiamo che al di là delle case private, poi tutto ciò che riguarda le attività non solo industriali, cioè non dobbiamo pensare alla fabbrica, anche la semplice lavanderia, anche il bar, il meccanico, l'autolavaggio, sono tutte attività che poi vengono interagite, perché chi vuole aprire un'attività si rivolge al geometra, io sono di Volturara, quindi so benissimo come va la vita, si rivolge al geometra perché vuole aprire il bar, perché ha bisogno di una licenza e quindi dovete anche curare questo aspetto, perché poi altrimenti se voi lo mettete nella fogna vi contestano il 137 codice ambiente. Così come quando il meccanico o il lavoratore di marmi o il carrozziere chiedono l'autorizzazione, è lì il problema, che la deve dare la provincia, il comune, la regione, non si, è un mare nel quale però vi dovete districare voi, perché una cosa che non c'è e quindi è abusiva, una cosa che invece è stato seguito un percorso diverso. E quindi il 279 è un'altra norma che nella pratica giudiziaria, sono questi tre reati che vengono contestati, sia che, dicevo, ripeto, che si tratta di dimostrazioni, sia che si tratta di altro smaltimento illecito, quindi il 256, 137 e il 279, che sono tutti reati contravvenzionali, e poi vi spiegherò come si può evitare il giudizio oppure quali sono le sanzioni. Come vi dicevo, nel maggio, questa è un aspetto molto importante collegato ai rifiuti, nel maggio scorso è stata introdotta una nuova legge, quella sugli ecoreati. Ecoreati che riguardano l'inquinamento, il disastro ambientale, perché abbiamo visto queste grandi aziende che poi noi abbiamo ad Avellino questa vicenda
così grave dell'Ethernet, purtroppo hanno provocato malattie e morti, e non essendoci una norma a loro, se ne sono usciti, se ne usciranno, insomma, con delle pene irrisorie rispetto poi a quello che è il danno prodotto. Come dicevo, sono 12 articoli che sono, hanno introdotto l'inquinamento e il disastro ambientale, però hanno introdotto anche delle norme che agevolano l'imputato qualora cooperi con l'argoli quando interviene nel ripristino o nella bonifica. E ha introdotto anche una forma, modificando anche il codice ambiente, ha introdotto altri articoli 318 bis, dove è prevista, questa è una tragedia però, sarà una problematica applicarla, perché è prevista, come nel settore della sicurezza sul lavoro, è prevista una specie di sospensione del processo, che se poi l'imputato, la persona indagata, riesce a risolvere, a rimuovere quella situazione entro un certo periodo di tempo, il procedimento viene archiviato oppure si estingue. Come dicevo, gli ecoreati vengono puniti con pene severissime, partiamo dai 5 fino a 15 anni, soprattutto si incide sulla prescrizione, perché come dicevo, il 256, queste norme a cui ho fatto riferimento sono delle contravvenzioni. 4 anni e si prescrivono, 5 anni se già siete davanti al giudice, e voi capite bene che con la mole di lavoro che c'è in procura, con le miriadi di processi, soprattutto uno che è avvezzo, imprenditore, anziché spendere soldi per smaltire la demolizione, si prende una bella contravvenzione, sa che può, scusate, è vero, non è un'istigazione a delinquere, è soltanto un quadro sulla... Un quadro lucido. Purtroppo dobbiamo, di fronte a alcune cose, dobbiamo alzare le mani, perché la mole di lavoro che c'è nelle procure e nei tribunali è inimmaginabile. Cercano di minimizzare, ma è inimmaginabile, perché si va avanti, il personale si riduce e i processi aumentano. Perché se loro creano nuove forme di reato, è chiaro che aumenta il... Adesso ne stanno abrogando altre e quindi cercano di contemperare così. Quindi la prescrizione, come dicevo, è 4 e 5 anni. In questi casi invece addirittura è stata portata a 20 e 30 anni. E ci sta anche una discussione, vi dico in maniera prettamente scolastica, come si può dire tra virgolette, perché si tratta di norme appena nate, qualche imputazione è stata fatta, bisogna vedere poi, sapete bene, fatta la legge trovata in gamba, bisogna vedere poi la giurisprudenza, i giudici nell'applicare quotidianamente che cosa succede, perché è stato fatto anche un calcolo dagli esperti del diritto, che con questi nuovi tipi di reato, se muore una persona a causa di un inquinamento o due persone, tre persone, si ha una pena che supera l'omicidio con le aggravanti, quindi è stato fatto anche questo calcolo, quindi bisogna un attimo vedere poi nella realtà giuridica che cosa succede. Allora, spero di non essere quasi... Allora, quello che interessa, è solo come avviene il trattamento sanzionatorio. Già l'ho anticipato, quei reati previsti dal codice ambiente, tranne per il traffico illecito di rifiuti, che è 260, che non ho attenzionato perché riguarda più le mafie che la camorra che altro. Quindi sono tutti trattati come contravvenzioni, si prescrivono in 4 anni o 5 anni e, importante, i tipi di pena, perché questi poi fanno accedere, possiamo evitare con questi tipi di pene, con un valido avvocato che vi sostiene, che vi voglio, però ci sono delle alternative per evitare il giudizio. Il codice dell'ambiente ha introdotto anche una circostanza attenuante,
Cioè, se io collaboro e ripristino o bonifico il lessinto, posso avere uno sconto della pena. La metà, due terzi, ma mi auguro che nessuno di voi si trovi mai in queste condizioni, perché mentre il codice ambiente è più facile caderci perché le omissioni oppure le negligenze, perché quella in realtà è una contraddizione, possono capitare a tutti. Allora, le pene accessorie. La condanna per questi tipi di reati che cosa può comportare? La prima cosa, se si tratta di una discarica abusiva, è la confisca del suolo. Se si tratta di un mezzo, se viene fermato il camion o una pala meccanica che sta movimentando del terreno per sotterrare dei rifiuti, oppure tutte le attrezzature vengono confiscate, a condizione però che questa confisca sia nel caso dell'area che sia stata sia ricollegabile a chi ha commesso il reato, perché capite bene che se io per trasportare per andare a buttare nel torrente il materiale di risulta affitto un camion oppure me lo faccio prestare da un amico, è chiaro che quell'amico è estraneo al reato e il bene o il terreno non può essere confiscato, come succede quando mi fermano guida in stato di ebbrezza, se la macchina è vostra viene confiscata, sequestrata e confiscata, se invece è della moglie o della nonna, come spesso accade, i giovani così stanno facendo, ci danno io le testa a nonna, mai accetterò una cosa del genere, allora viene confiscato. La bonifica. La bonifica è un altro aspetto importante, perché come avviene anche in urbanistica ultimamente, sappiamo che il nostro sistema giudiziario è un sistema molto garantista e che fino a 2 anni, a massimo 2 anni, le pene non vengono scontate. Cioè rimane sospesa la pena. Dice, se poi commetti un altro reato ti fai quello e quello. Allora il legislatore, visto che la stragrande della maggioranza della gente che delinque non commette reati gravissimi, ma ne commette, allora per incentivare da una parte e desistere dall'altra, dice, tu sei stato condannato perché hai inquinato questo posto, io ti do 5-6 mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda e la sospendo la pena, però mi devi bonificare il sito. Ecco, allora hai costruito una casa abusiva, un manufatto abusivo, adesso stiamo facendo così, come pena accessoria chiediamo che la pena venga sospesa, solo un anno non lo fai, demolisci il manufatto oppure bonificami questo sito entro un congruo termine che però lo fissa il giudice e poi c'è un altro giudice, quello dell'esecuzione, che verifica se tu hai bonificato o ripristinato il suolo oppure hai demolito il manufatto, non la fai, se no il manufatto resta là, viene comunque confiscato e poi ti fai pure qualche giorno a Bellizzi o a Poggio Reale o le carceri, le varie carceri d'Italia. Poi che l'ho messa a bonifica invece adesso con questa nuova legge che è entrata in vigore a maggio ci troviamo con due tipi di reato, uno contravvenzionale previsto dal codice ambiente e uno invece previsto da questa nuova legge e quindi dal codice penale. La differenza è questa, che l'omessa bonifica prevista dal codice ambiente riguarda tutti i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Allora, il sindaco, voi tenete un terreno, c'è un terreno dove è stata estorta una discarica oppure è stato mandato del materiale di risulta, il sindaco fa il provvedimento di bonificare l'area. Se tu non ottemperi a questo provvedimento vieni punito con una contravvenzione, contravvenzione fino a un anno, oppure sì, è fino a un anno.
Vabbè, questa è già, allora queste sono le attività, abbiamo detto, c'è la sanzione, prima di iniziare un processo c'è sempre un sequestro, no? Perché il sequestro garantisce che quel bene rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo il sequestro c'è il processo, se non vengo condannato viene dissequestrato, se vengo condannato viene confiscato. Poi un'altra cosa, giusto per, che è importante, è chiaro che se noi abbiamo una discarica oppure qualcosa che bisogna bonificare, il titolare, l'imputato, l'indagato può chiedere il dissequestro temporaneo del bene sequestrato per procedere alla bonifica. E quindi si fa attraverso bisogna presentare un piano di caratterizzazione. Per esempio, questo è non so quanti di voi lo facciano, non so se siete dei tecnici, ci vuole una particolare specializzazione per i piani di caratterizzazione, ma a volte vengono fatti, visto anche. I piani di caratterizzazioni vengono presentati al pubblico ministero che dissequestra temporaneamente. Però che sapete che succede? Soprattutto tanto siamo in tema, anche se andiamo un attimo, soprattutto per i malfatti, per gli abusi edilizi, magari faccio nome e cognome, è successo a Cannavaro, i due calciatori avevano una villa via Manzoni, era stata sequestrata. Quando era stata sequestrata, siccome stavano realizzando anche una piscina, avevano messo del materiale di risulta ai bordi della piscina e quindi avevano chiesto il dissequestro per rimuovere quel materiale. Abbiamo fatto 2 anni di processo perché loro dicevano che il dissequestro riguardava solo un'area e non riguardava l'area dove. Ma il dissequestro era chiaro, il PM aveva detto io dissequestro temporaneamente a solo fine di rimuovere il materiale di risulta. Loro invece avevano completato l'opera, avevano messo anche gli ombrelloni. Si sono presi un anno, marito, moglie, e poco la patata non andava sotto processo per falsa testimonianza. Questa è il quadro. Mi sono perso un attimo, e quindi stavo parlando, questo è contravvenzionale, l'ho messa bonifica del codice ambiente. Invece quella che è stata, e quindi riguardava il provvedimento dell'autorità amministrativa. Poi arriviamo anche al tema, se io povero Cristo tengo un pezzo di terra e invece trovano sopra una discarica, io spendo 100.000 euro per. Allora vediamo un attimo la giurisprudenza come si è mossa. Invece per quanto riguarda il nuovo codice ambiente sugli ecoreati, ha introdotto un'altra forma di reato che punta più severamente, ovviamente, da 1 a 4 anni e da 20 a 80.000 euro se io non bonifico quel suolo. Però ci troviamo adesso di fronte a un reato che è previsto dal codice ambiente, che riguarda i provvedimenti del sindaco che ti dice pulisci questa zona, bonifica la ripresa. È un altro provvedimento, invece un altro reato che è più grave, che riguarda non soltanto la bonifica, ma anche quando su ordine quindi il provvedimento amministrativo, ma quando anche su ordine del giudice io come pena accessoria viene chiesta la bonifica. Se io non lo faccio, quindi non solo ho una condanna perché ho inquinato oppure ho commesso un incidente ambientale, ho un altro procedimento e quindi presumibilmente una nuova condanna perché non ho bonificato. Questa è quindi allo stato attuale. Perciò dicevo, un attimo, ci sono due tipi di omesse bonifiche, è vero? Diciamo amministrativa del sindaco. Sì, ecco. Una è contravvenzionale, quindi quando si parla di contravvenzioni è quando non c'è l'intenzionalità. Per esempio, quello che vede che va nel proprio fondo e va a buttare spazzatura e non provvede ad allertare le forze dell'ordine, non provvede a recitare, quella è una condotta colposa, negligente, di uno che non si cura di quello, anche adesso il fatto dell'omicidio stradale lo vogliono introdurre, no? Se io adesso è colposo, cioè se mi metto sulla macchina e provoco una morte è colposo e quindi la pena è molto meno grave, se invece diventa omicidio diventa
un delitto vero e proprio e quindi con delle pene più severe. E quindi abbiamo un attimo, bisogna un attimo vedere adesso di fronte, anche se sono due tipologie diverse, quindi facilmente se il sindaco mi ha detto di bonificare quell'area e non lo faccio, vengo il 257, se invece me l'ha detto il giudice, allora la nuova norma del codice penale, e non lo faccio, è la norma. Penso di essere stata, non so, ma sono stata troppo veloce e purtroppo è una mia caratteristica e spero di non avervi annoiato. Prego. La cortesia, la spero di poter penso di sì. Alla luce, diciamo, di tutte queste norme, nuove norme che riguardano, diciamo, i rifiuti nella ricostruzione o nella ristrutturazione. Mi ha ricordato un'altra cosa che poi è importante. Pensavo, forse sarà una cosa stupida, no? Nel caso c'è il crollo di un proprietà, un motivo qualsiasi, non so, una bomba di gas, un terremoto, eccetera, dove i rifiuti se ne crea, diciamo, grosse quantità e probabilmente forse pure alcuni pericolosi. Il proprietario incorre in qualcosa o è obbligato a fare qualcosa? Essendo il proprietario del manufatto che è crollato, va bene, allora quelli, ma allora. Oggi sono altre norme che. Mi ha ricordato altri tre aspetti che ho sorvolato. Quando sia anche io, mi permetto perché siamo qui e siamo tutti tecnici. Anche per quanto riguarda la realizzazione dei manufatti abusivi che non hanno i titoli, il proprietario, il tecnico, l'impresa e tutti quelli che partecipano ai lavori vanno in concorso, cioè la procura fa l'imputazione di costruzione abusiva o di smaltimento illecito in questo caso a tutte le persone. Poi, perciò si fanno i giudizi, altrimenti se fosse una cosa immediata non faremmo i giudizi, non ci sarebbe mai una soluzione. Cioè, tu hai buttato questa cosa qua, il camion era tuo, il terreno era tuo e sei condannato. Va visto, è chiaro che il proprietario, che cosa succede? Ci sarà un'altra cosa anche vede nella pratica che cosa succede. A un mio vicino al mare, è successo questa cosa, ha sistemato una cantina, ha fatto dei lavori di scavo dando comunque il mandato alla ditta di fare tutte queste attività, no? Perché è la ditta che esegue i lavori che si deve prendere cura poi di dove va smaltito, no? E di come lo smaltisce, da dove parte e da dove arriva. Alla fine si è trovato con un decreto di citazione davanti al Tribunale di Vallo della Lucania. Che cosa è emerso? Che la scheda riguardante lo smaltimento di quell'escavazione l'aveva firmato lui personalmente. Il proprietario. Era sottoscritto dal proprietario. E quindi a quel punto l'impresa è uscita. Bisogna vedere le posizioni, non c'è una norma, la norma è quella che tutti vanno puniti per quel reato se l'hanno commesso in concorso. Ma proprio recentemente, anzi vi dico, se andate sul sito, voi tecnici siete molto più bravi di noi avvocati a consultare online, c'è l'ex ambiente, entro 6 mesi si può chiedere anche la proroga al pubblico ministero quando non dipende. Dipende da fatti oggettivi, no? Non perché uno non si è dato da fare. Bisogna individuare le autorità che poi possono impartire le prescrizioni, per esempio quando l'APAC, no? Per esempio viene e va, c'è un abbancamento di rifiuti, dice guarda tu puoi tenere questa cosa però la devi coprire con i teli, devi evitare che vada, e quindi c'è un'autorità. Per questo tipo
di situazione, non si ancora, non hanno ancora individuato, perché tutto in itinere, però è vigente. Non hanno ancora. Allora, che succede? Che se io adempio entro un termine stabilito, il pubblico ministero archivia la pratica, e però la polizia giudiziaria deve dare immediato avviso, perché altrimenti se ciò non avviene nei 6 mesi, quello rimanda a giudizio. E poi una cosa importantissima è che queste norme, che si sono, anche se sono più favorevoli, che sono state introdotte dalla nuova legge del 68, non si applicano per i reati che sono precedenti a quella data, anche se sono più favorevoli. Va bene? E penso di aver concluso, anche se ci sarebbero ancora un'altra linea di questioni da affrontare. Grazie per l'attenzione. Grazie avvocato. Adesso per concludere l'ingegner Battipaglio parlerà delle procedure amministrative. Allora, buongiorno a tutti, io colgo l'occasione per salutare tutti i presenti e salutare il Collegio di Geometri e Provinciale di Geometri e di Geometri Laureati di Avellino, e per ringraziarvi, perché anche per me è un piacere essere qui con voi. Ho preparato questo intervento e vediamo un po' come partire per affrontare questo discorso. Allora, senza entrare molto nella casistica già affrontata dai colleghi che mi hanno preceduto, diciamo che noi abbiamo dei riferimenti normativi. Ovviamente a capo di tutto c'è la normativa europea, con delle linee guida, con delle decisioni che poi vengono assunte di volta in volta dagli Stati membri. Abbiamo poi la normativa italiana, e mi faceva piacere particolarmente ricordare che esiste una normativa regionale. Perché? Perché anche le regioni, e molte di esse, hanno legiferato in materia di rifiuti, non solo per quanto riguarda i rifiuti urbani, ma anche per quanto riguarda i rifiuti speciali provenienti da operazioni, cosiddette operazioni di costruzione e demolizione. Per quanto riguarda la normativa italiana, quindi cominciando a scendere più nello specifico, vi è stata una prima norma organica sui rifiuti, che è stato un decreto del Presidente della Repubblica del 1982, il quale decreto recepiva alcune importanti direttive europee. Scendendo più giù, quindi andando verso il nostro tempo, c'è stato poi il cosiddetto decreto Ronchi, che risale al 1997, che ha trattato nello specifico di rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti che provenivano da imballaggi. Attualmente il testo vigente, e che ha abrogato molte leggi precedenti, tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica nominato in precedenza e il decreto Ronchi anch'esso nominato in precedenza, è, come ascoltavamo prima, il decreto legislativo numero 152 del 2006, che riguarda le norme in materia ambientale. Vorrei sottolineare, quando parliamo di questo decreto legislativo, che esso è un decreto legislativo che ha subito tante modifiche e integrazioni. Ecco perché non solo l'ho indicato con un colore diverso rispetto ai precedenti, ma ho anche specificato che questo decreto legislativo è seguito da modifiche e integrazioni. Questa è una cosa da tenere ben presente, perché ci sono stati dei decreti legislativi successivi, delle leggi, altri atti che hanno di volta in volta modificato anche profondamente l'originario corpus di leggi che era raggruppato nel decreto legislativo
152 del 2006, comunemente definito codice dell'ambiente o codice ambientale. Perché ho fatto riferimento alla normativa regionale? Voi sapete benissimo che nella regione Campania abbiamo una normativa specifica che riguarda anche i rifiuti provenienti da cantieri edili e in particolare riguarda anche i rifiuti che provengono da siti in cui sono stati ritrovati manufatti in amianto. A titolo di esempio ho riportato alcune regioni italiane che hanno legiferato in materia di rifiuti. Ad esempio la regione Abruzzo, norme per la gestione integrata dei rifiuti risalente al 2007, la legge regionale. La regione Campania che ha legiferato con la legge accennata in precedenza, la numero 20 del 2013, misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e del rogo dei rifiuti, in cui si fa riferimento anche ai rifiuti speciali prodotti nei cantieri edili e anche alla problematica dello smaltimento dell'amianto. Ancora legiferato in questo settore la Regione Lazio, la Regione Marche, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto. L'elenco non vuole essere esaustivo, era indicato a titolo di esempio, perché potrebbe accadere che un professionista del settore si possa trovare in una regione che non è la propria, in cui generalmente opera, deve tenere presente che esistono in svariate regioni delle leggi regionali a cui fare ulteriormente riferimento. Addirittura alcune regioni che cosa hanno fatto? Hanno dato delle interpretazioni di norme statali con delle cose che poi hanno portato a delle ambiguità, per cui sono state fatte delle interpellanze a vari ministeri per decidere un po', per cercare di capire più approfonditamente come gestire la situazione. Ciò ci fa capire ancora una volta la problematica di fronte alla quale noi ci troviamo, che come abbiamo avuto modo di apprendere in precedenza, come sappiamo benissimo, è una problematica estremamente complessa e variegata, quindi da trattare con le opportune con gli opportuni accorgimenti del caso. Abbiamo detto quindi che il decreto fondamentale legislativo a cui facciamo riferimento è il 152 del 2006, ripeto ancora una volta, e successive modifiche e integrazioni, il quale decreto nella parte quarta disciplina sia la gestione dei rifiuti nell'accezione più ampia possibile del termine e sia la bonifica dei siti inquinati. Scendendo ancora più nel dettaglio per ciò che è di nostro interesse, immaginiamo per adesso il cantiere edile come una sorta di black box, è una scatola nera. Non siamo tanto interessati al momento a sapere quello che accade in questo cantiere edile, se vengono delle ristrutturazioni, se si sta fabbricando il coso nuovo, ma siamo interessati ai flussi in ingresso e ai flussi in uscita. In un cantiere edile necessariamente devono entrare delle cose, materiali, energia, soprattutto sotto forma di energia elettrica dei macchinari che andranno a lavorare, una certa serie di cose tra virgolette in ingresso. Usciranno da questa scatola che abbiamo schematizzato un'altra serie di cose. Allora andiamo a focalizzare in questo momento la nostra attenzione su un materiale particolare in uscita da questa scatola che rappresenta idealmente il nostro cantiere. In particolare il rifiuto. Di che tipo di rifiuto si tratta? E un'ulteriore domanda: è sempre definibile esclusivamente come rifiuto questo materiale particolare che sta uscendo con il flusso di uscita da questo cantiere edile? Allora, andiamo a vedere che cos'è un rifiuto. L'articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006 dice che è definibile come rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. Per ritornare ancora una volta sulla complessità di questi argomenti di cui stiamo parlando, questo articolo 183, o meglio questa definizione di rifiuto, era già contenuta nel decreto Ronchi.
Poco dopo, qualche anno dopo, il legislatore ha avvertito la necessità di ritornare su questo argomento dicendo: guardate, io quando dico si dispi voglio dire questo, e ha dato una definizione, perché altrimenti era suscettibile di interpretazione. Addirittura la frase si dispi o abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi. Il legislatore stesso è tornato sull'argomento, dice: un momento, quando andate in tribunale, andate ad opporvi a queste cose che io ho detto, quando abbiamo legiferato volevamo dire questo, quindi ha dato delle specificazioni su quanto intendesse dire. Abbiamo detto quindi che da questo nostro cantiere di dire escono dei rifiuti. I rifiuti, come già detto in precedenza, possono essere classificati secondo l'origine, e in questo caso si parla di rifiuti urbani oppure di rifiuti speciali, o possono essere classificati secondo le caratteristiche di pericolosità, e quindi si intendono in questo caso rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi. Articolo 184, un altro articolo fondamentale di questo decreto legislativo. Abbiamo detto però che nel nostro cantiere si producono questi rifiuti. I rifiuti che derivano da attività di demolizione, costruzione o anche rifiuti da scavo, fermo tenendo presente che poi c'è una particolarità relativa all'articolo 186 di cui sentiamo parlare in precedenza, sono dei rifiuti speciali. Quindi abbiamo passato che i rifiuti che provengono da un cantiere edile sono rifiuti speciali, e mai in alcun modo noi potremmo andare ad assimilarli a rifiuti urbani. Ci sono poi delle caratteristiche relative ai rifiuti pericolosi che sono riportate in uno degli allegati del decreto. Allora, io prima mi sono posto questa domanda che vi ho trasferito: di che tipo di rifiuti si tratta, e possiamo sempre definire rifiuto quello che viene fuori da questa scatola nera di cui parlavamo, cioè da questo nostro cantiere edile? Bene, diciamo che già una legge del 1988, la 475, introduceva un concetto, che era il concetto di materie prime secondarie, intese come dei residui derivanti da processi produttivi che fossero suscettibili, mediante eventuali trattamenti idonei, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura. Questo concetto venne ripreso dal decreto Rompi, cui facevamo riferimento in precedenza, ed è stato poi ancora una volta ripreso da un decreto legislativo successivo al codice ambientale di cui ci stiamo occupando, che era il decreto legislativo 205 del 2010, che ha modificato in alcune parti, ma anche profondamente, il codice ambientale, recepito una direttiva della Comunità Europea, e ha introdotto dei nuovi concetti, tra i quali il concetto di sottoprodotto, articolo 184 bis, e il concetto della cessazione della qualifica di rifiuto. Rimaniamo un attimo su questa slide, penso che sia importante. Detto questo, noi diciamo che sono stati introdotti questi nuovi concetti da un nuovo decreto legislativo che è andato a modificare in parte un decreto precedente. La frase può finire qua e mettiamo la parola punto. Se però ci facciamo caso, vediamo che questa nuova situazione, cioè questi nuovi concetti di sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto, per i quali occorre che il rifiuto in oggetto obbedisca a dei parametri, quindi risponda a dei criteri menzionati esplicitamente in questi due articoli, 184 bis e 184 ter, che cosa ci dicono? Che ciò che esce fuori dal cantiere, a rigore, non è classificabile pedissequamente come un rifiuto sic et simpliciter. Può essere anche classificato come sottoprodotto se rispetta determinati parametri indicati dalla legge stessa, o può cessare la sua qualifica di rifiuto. Ma allora ci chiediamo: se non è più un rifiuto, che cos'è quello che esce dal cantiere? Che cosa rappresenta? Bene, un sottoprodotto, nel caso in esame, o un qualcosa che non è più un rifiuto, se non è rifiuto vuol dire che rappresenta un bene, ma se c'è un bene vuol dire che non viaggerà idealmente come rifiuto, viaggerà con tutti, diciamo,
con tutte quelle caratteristiche, con tutti quegli accorgimenti che invece riguardano il bene. Se c'è un bene ancora, vuol dire che si può creare un mercato, cioè ci può essere una domanda per quel tipo di prodotto che sta uscendo fuori dal cantiere, non più rifiuto ma sottoprodotto, e se c'è un mercato vuol dire che l'impianto che eventualmente tratterà i rifiuti da cantiere per ricavare questo sottoprodotto potrà creare dei posti di lavoro, potrà autosostenersi. Quindi una cosa fondamentale che mi faceva piacere mettere in evidenza è il fatto che dal cantiere escono sì dei rifiuti, ma come ben abbiamo visto possono uscire dei materiali che perdono la loro qualifica di rifiuti e si trasformano in altre cose. Perché stiamo dicendo questo? Perché l'articolo 179 introduce, come già abbiamo sentito in precedenza, dei criteri di priorità e dice che bisogna fare attenzione alla prevenzione, alla preparazione dei beni di utilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia, e allo smaltimento. Se noi notiamo questo modo di procedere del legislatore, vediamo che lui al primo posto ha posto la prevenzione, al secondo posto ha messo la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, eccetera. Cioè, se ci facciamo caso, l'ultima cosa che lui ci dice è lo smaltimento, l'ultima opzione che ci dà. Idealmente, che cosa ha voluto comunicarci? Che idealmente poi è un messaggio ideale che poi si riflette pienamente nella pratica. Dice: attenzione, tu che stai trattando determinati tipi di materiali, prima ancora di dirmi che è un rifiuto e basta, e quindi di portarlo in una discarica autorizzata per lo smaltimento, devi porre in essere, in atto, una operazione di prevenzione, devi vedere se questo materiale lo puoi preparare per l'utilizzo, devi vedere se queste due vie non sono percorribili, se vuoi fare un'opera di riciclaggio di questo materiale, utilizzandolo in altro modo. Devi vedere quando proprio non puoi fare più a meno se da questo materiale puoi recuperare energia. Alla fine, quando ti sei accertato che nessuna di questa strada è percorribile, io ti autorizzo a definire il rifiuto e a portarlo in una discarica. Seguendo questa strada, noi vediamo che è anche possibile diminuire, e non poco, la quantità di rifiuti che escono fuori dal cantiere, perché una parte di questi rifiuti noi li andiamo a utilizzare per altri scopi. Ovviamente una volta che hanno perso la loro identità di rifiuto, così come dicevamo in precedenza. Diciamo ancora che il legislatore ci ricorda che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, perché è anche vero che se io mi pongo i bei propositi della mia vita, però tecnicamente non riesco a fare delle operazioni, non è che possa aggiungere a un sottoprodotto così come immaginavo di poterlo ottenere. Torniamo quindi al concetto dei rifiuti prodotti nei cantieri edili e vediamo questi rifiuti di che tipo possono essere. Possono essere rifiuti che derivano da operazioni di costruzione e demolizioni, che hanno un codice CER 170000, oppure rifiuti con codice CER diversi dal precedente, che possono essere prodotti in loco durante l'attività di costruzione e demolizione. E un esempio può essere costituito da rifiuti da imballaggio, che possono essere anche presenti in quantità considerevole. Immaginiamo per esempio un palazzo in costruzione, nel cantiere arrivano degli infissi che devono essere opportunamente installati. Questi infissi sicuramente avranno del materiale che li protegge, quindi cartoni, imballaggi, materiale plastico. Ci troveremo questo materiale, che non era un materiale che proveniva dall'operazione di costruzione e demolizione, ma di cui dovremo tenere ben conto nel momento in cui lo avvieremo alle operazioni di smaltimento. Abbiamo accennato al CER. Il CER, come già detto dai professionisti precedenti che sono avvicendati, è il catalogo europeo dei rifiuti, è un catalogo suddiviso in 20 capitoli, è oggetto di revisione periodica e l'ultima revisione è molto recente perché è stata applicata a decorrere dal 1 giugno del 2020. Sono cambiati alcuni aspetti, essenzialmente sono stati è cambiato il numero dei
dei codici è aumentato di qualche unità. Comunque è stato aggiornato perché è sempre una cosa buona aggiornare periodicamente questo catalogo già a livello europeo e poi gli aggiornamenti vengono ricevuti dagli stati membri. Allora, parlavamo di questo codice CER, è un numero costituito da 6 cifre, sono unite in coppia e questi numeri si possono dividere in 2 grosse categorie. Nella categoria che raggruppa i rifiuti non pericolosi e nella categoria che raggruppa i rifiuti pericolosi per i quali è previsto al termine di questo codice di 6 cifre un asterisco. Poiché il codice CER è riportato integralmente in un allegato del decreto legislativo di cui ci stiamo occupando, è possibile vedere una volta che ci troviamo sul cantiere se questo rifiuto che dobbiamo avviare alle operazioni successive è un rifiuto pericoloso oppure non pericoloso, perché in alcuni casi in base all'aumentare del rischio di pericolosità possiamo trovare addirittura 2 codici uguali, uno che porta l'asterisco e un altro che non lo porta. Però la legge ci dice anche un'altra cosa: se voi vi trovate sul cantiere e vi accorgete che dalle schede di rischio, dalle schede di sicurezza, da altre cose, non riuscite in alcun modo a rendervi conto se di questi 2 codici dovete prendere quello con l'asterisco o quello senza asterisco, dovete contattare un laboratorio e effettuare delle analisi di tipo chimico per vedere se superano determinati tipi di parametri, e quindi tenere presente che il fatto che ci sia l'asterisco non ci esonera completamente dalle responsabilità, il fatto che l'asterisco può esserci o meno sulla stessa sequenza di numeri. Anche perché, come vediamo in precedenza, è molto importante attribuire il corretto codice CER a un rifiuto quando lo si avvia alle operazioni di smaltimento. Il capitolo 17 del codice CER riguarda in particolare i rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso il terreno che provenga da siti contaminati. Allora, la gestione dei rifiuti prevede 4 fasi: la raccolta, ovvero il prelievo di rifiuti, compresi la cendita preliminare, il deposito preliminare della raccolta, la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, il trasporto vero e proprio dei rifiuti, il recupero, inteso come qualsiasi operazione che il cui risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, e poi alla fine lo smaltimento, intesa come qualsiasi operazione che è diversa da quella del recupero. È un po' richiamo a quello che dicevamo in precedenza. Allora, noi ci troviamo in un cantiere edile, abbiamo prodotto il rifiuto, supposto che non sia un sottoprodotto, non abbia perso la sua qualifica di rifiuto, mantiene la qualifica di rifiuto. Che possibilità abbiamo dal punto di vista delle procedure da seguire? Possiamo avviare questo rifiuto al trasporto e dal trasporto poi avviarlo in discarica o eventualmente in un impianto di recupero, oppure possiamo depositarlo in un deposito temporaneo. Il deposito temporaneo successivamente è una delle fasi in seguito alla quale possiamo inviare questo rifiuto in discarica, o ancora una volta possiamo in qualche modo inviarlo a un impianto di recupero. Quindi abbiamo queste possibilità e questi sono i possibili percorsi dei rifiuti. Poniamo un po' l'attenzione sul deposito temporaneo regolamentato dall'articolo 183. Abbiamo detto che è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta. Ma la cosa più importante sulla quale prestare l'attenzione è che questo deposito temporaneo deve avvenire nel luogo stesso in cui i rifiuti sono stati prodotti. È una cosa abbastanza importante perché ci sono anche sentenze della Cassazione in quanto si era cercato in alcuni casi di porre questi rifiuti con deposito temporaneo attinenti all'area in cui sorgeva il cantiere. Comunque sono state anche delle vicende giudiziarie. Il fatto è stato abbastanza chiarito: il deposito temporaneo può riguardare come area
solo quella di stretta attinenza del cantiere edile. Posso interrompere? Prego. In merito a questo aspetto, diciamo, le novità introdotte dal decreto del fare con la segnalazione all'ARPAC del sito di produzione, del sito di stoccaggio provvisorio ed eventualmente poi il reimpiego delle terre, sto parlando delle rocce da scavo, sì. E il collaudo finale, diciamo, ha superato questo aspetto, perché adesso diciamo, quella che è stata introdotta dal decreto del fare, la variazione, io ho visto pure, scusate se mi consulto un attimo, perché gli adempimenti non sono per quello del diritto, quindi non ho questi meccanismi. Gli adempimenti qui all'articolo 41 bis della legge 98-2013, cioè la comunicazione all'ARPAC. Stiamo parlando però delle terre rocce da scavo, qui stiamo parlando di più in generale di terre. Ah, quindi diciamo un aspetto. No, però mi fa piacere se c'è l'intervento, perché no, era giusto per l'ascolto. Lei dice questa cosa delle sentenze che ci sono state in merito, che il rifiuto deve essere per forza stoccato dove viene prodotto, nel sito viene prodotto. Quindi questa cosa, diciamo, poi ha avuto uno sviluppo, mi conferma, con il decreto del fare, perché ci sono appunto questi riferimenti a sentenze che poi hanno avuto, diciamo, degli aggiornamenti legislativi successivi, sì, erano precedenti. È quello che fa un po' giurisprudenza, nel senso che poi ci sono delle leggi e poi vediamo che ci sono delle io ripeto ancora una volta come sia molto molto complessa questa questione, che è in continua evoluzione. Magari noi stiamo parlando e qualcuno sta legiferando ulteriormente e troveremo qualche altro ricevimento di direttive europee sotto questo aspetto. Comunque grazie per l'intervento, che è stato veramente gradito. E, dicevo, per quanto riguarda il deposito di temporaneo, c'è una differenziazione se noi parliamo di deposito temporaneo oppure di stoccaggio. Il deposito temporaneo, come dicevamo, è il raggruppamento di rifiuti nel cantiere che li ha prodotti, mentre lo stoccaggio sembra una lieve differenza, ma è la raccolta e il deposito di rifiuti in attesa dello smaltimento definitivo degli stessi. Per quanto riguarda i rifiuti, abbiamo quello a cui già accennava l'architetto in precedenza, e cioè il fatto che questi rifiuti che si trovano nel deposito temporaneo non possono stare lì vita naturale durante, oppure fino a quando non ci viene lo smilitizio di liberarcene, ma devono essere raccolti e avviati con all'operazione di smaltimento o con una cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità che si trovano in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Quindi attenzione, perché anche su questo c'è un po' di maretta, perché qualcuno dice: ma se deve raggiungere i 30 metri cubi, io ho ancora 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, finché non arrivo a 30 sto a posto. No, al massimo 10 metri cubi di questi possono essere rifiuti pericolosi, per cui quando noi parliamo di 30 metri cubi stiamo dicendo che abbiamo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi. Attenzione, perché su questo anche possiamo incorrere in qualche problema se non facciamo un bel riferimento a questa cosa. E in ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non supera questo limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a un anno. Ci sono poi tanti accorgimenti, non solo per quanto riguarda la, diciamo la, il rispetto dell'ambiente, ma anche per quanto riguarda la sicurezza quando si allestisce il deposito temporaneo. Già accennavamo in precedenza, quindi bisogna fare attenzione ad esempio a non farlo colare per colare del materiale all'interno del terreno, bisogna averlo ben recintato, è opportuno avere una segnalazione adeguata. E un'altra cosa, se ci arriva una verifica ispettiva, ci potremmo trovare nelle condizioni di dover dimostrare che per esempio quel deposito temporaneo, quel accennavamo in precedenza, non si trova lì da più di un anno, per cui sarebbe una cosa opportuna registrare in modo diciamo inequivocabile il giorno in cui quei rifiuti sono stati prodotti, perché se riesco a dimostrare che quei rifiuti per esempio sono prodotti
20 giorni fa, sicuramente con delle date certe, con in modo diciamo accettabile, riuscirò a non imporre l'inserzione, altrimenti come faccio a dimostrare che quel rifiuto non sta lì dai tempi dei tempi? Vediamo il trasporto dei rifiuti, che può essere eseguito o in conto proprio oppure affidandolo a terzi. Qui c'è un'altra particolarità da porre in debito risalto, perché quando il produttore di un rifiuto affida il rifiuto stesso a dei soggetti terzi, deve verificare che tali soggetti siano regolarmente abilitati all'esercizio dell'attività di trasporto. Lo stesso vale per le attività di recupero o di smaltimento. Come ben sapete, esiste non solo la CUP in vigilando, ma esiste anche la CUP in emigendo. Il decreto legislativo 152 del 2006 pone molta attenzione a questo problema, perché parla esplicitamente di responsabilità estesa del produttore. Il produttore del rifiuto, cioè colui il quale produce il rifiuto, può sì affidare il trasporto a dei soggetti terzi, ma deve anche stare attento che la ditta alla quale si è impresa, alla quale sta affidando i trasporti, siano regolarmente abilitati all'esercizio di quelle attività. Se sono rifiuti di una certa pericolosità, che abbiano per esempio i veicoli abbiano le caratteristiche di veicolo ben evidenziate, che colui di guida abbia fatto un corso speciale, quindi abbia una patente speciale, sono tutte cose che cadono sì in capo come responsabilità a colui il quale trasporta eventualmente senza la patente idonea, trasporta senza avere un mezzo idoneo per trasportare quel tipo di rifiuto quando è pericoloso, per esempio, ma sono anche responsabilità che ritornano inevitabilmente al produttore e del rifiuto. Quindi il legislatore vuole dire: tu che produci il rifiuto devi continuamente vigilare su quello, diciamo sulle persone che vengono dopo di te, ma devi stare anche attento a quando li scegli, che stai scegliendo delle persone che lavorino in un certo modo e soprattutto nell'ambito della piena legalità. Volevo accennare al formulario di identificazione dei rifiuti, che è obbligatorio per gli enti e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e che non sono obbligati oppure non hanno aderito volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. E quando si compila il formulario di identificazione dei rifiuti, da questo formulario devono risultare in modo inequivocabile il nome e l'indirizzo del produttore dei rifiuti, del detentore eventualmente diverso dal produttore, l'origine e la tipologia e anche la quantità di rifiuto prodotto, l'impianto a cui viene destinato, la data e il percorso dell'istradamento addirittura, e il nome e l'indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione dei rifiuti, ricordiamoci che va compilato per ogni trasporto di rifiuti, va compilato in 4 copie che siano firmate sia dal produttore che dal trasportatore. Deve riportare necessariamente la data. Di queste 4 copie, una rimane al produttore del rifiuto, una rimane al destinatario che la controfirma con la data di arrivo del rifiuto, 2 che sono state controfirmate dal destinatario e che regolano quindi anche la data di arrivo, restano al trasportatore, e una di queste 2 è trasmessa dal trasportatore al produttore entro 3 mesi dalla consegna del rifiuto. Questi soggetti devono conservare la copia del formulario per 5 anni. Attenzione, perché entro 3 mesi il trasportatore deve consegnare una copia firmata e datata dal responsabile della discarica che ha accettato il rifiuto a colui che ha prodotto il rifiuto. Potrebbe dimenticarsene senza voler ammettere o supporre il dono. Potrebbe essere una dimenticanza, ma in questo caso, trascorsi 3 mesi, l'unico modo che ha per discolparsi di fronte alla legge il produttore del rifiuto, se non riceve questa, o sollecitare, o se vede proprio che questa copia non arriva, deve comunicare alle autorità competenti che questa copia non è aggiunta, però che ha seguito
tutto il percorso l'iter burocratico che necessitava questo tipo di trasporto di rifiuti. C'è poi il registro di carico e scarico dei rifiuti, c'è un elenco abbastanza lungo di, dei soggetti che hanno l'obbligo di compilare questo registro di carico e scarico, ma io ho preferito riportarvi quelli i soggetti che non hanno invece l'obbligo di compilarlo, perché sono gli enti e le imprese che sono obbligati oppure che volontariamente aderiscono al sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti che si chiama SISTRI, però dalla data di effettivo utilizzo operativo di tale sistema, perché altrimenti qualche impresa potrebbe dire: ma io aderisco al SISTRI. Sì, però mi devi far vedere dal momento in cui aderisci al SISTRI, da quel momento preciso non hai più l'obbligo di compilare questo registro di carico e scarico, ma nei momenti precedenti lo avevi, per cui sei in difetto. E poi ancora gli enti o le imprese produttori iniziali che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti propri speciali che non siano pericolosi, per cui, come vediamo, sempre nell'ambito di questa scatola di cui parlavamo in precedenza, cioè del cantiere edile, le imprese edile non hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico per rifiuti da costruzione e demolizione che vengono prodotti in cantieri solo se essi non sono pericolosi. Se invece produce rifiuti pericolosi, dovrà compilare non solo il registro di carico e scarico dei rifiuti, ma dovrà compilare annualmente, entro il 30 aprile, il MUD, ovvero il modello unico di dichiarazione ambientale. Volevo fare un breve riferimento al SISTRI, che è un sistema che è nato con le migliori intenzioni, cioè con l'intenzione di semplificare, dico questo perché c'è stato, mentre non andava al regime, ci sono stati ancora degli interventi del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè, mentre non va pienamente a regime questo SISTRI, siete ancora obbligati a presentare il MUD, perché si pensava che non fosse più obbligatorio. È un sistema quindi che è nato con le migliori intenzioni, semplifica le procedure e gli adempimenti e riduce i costi sostenuti dalle imprese gestendo in modo innovativo la tracciabilità dei rifiuti. Consente il passaggio finalmente dal materiale cartaceo a soluzioni tecnologiche avanzate, perché quando ci si iscrive al SISTRI viene data ad esempio una penna USB come quella che abbiamo usato in questo caso. Su questa penna ci sono addirittura delle film digitali delle persone autorizzate al trasporto, per cui si passa dalle vecchie imposizioni di formato cartaceo al formato elettronico. Coloro i quali aderiscono al SISTRI non sono tenuti più né ad adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, né a tenere i formulari di identificazione dei rifiuti. Facevamo riferimento al mio, diciamo, modello unico di dichiarazione ambientale. Ricordiamo che va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ovviamente all'anno precedente, ed è regolamentato da una legge del 94 che prevedeva che tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denunce e notificazioni venissero soddisfatti mediante questo modello da presentare alle Camere di Commercio competenti per territorio. Il MUD comprende un insieme di dichiarazioni, ingloba il bilancio annuale del registro di carico e scarico dei rifiuti, non è obbligatorio per produttori di rifiuti speciali non pericolosi se l'azienda ha un numero di dipendenti non superiore a 10 e come dicevo c'è stato di anno in anno c'è un intervento, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che interviene sul fatto che il SISTRI non è ancora pienamente operativo, quindi anche per il 2015 c'è stato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre del 2014 che ha detto: attenzione, finché non c'è la piena operatività le ditte che sono interessate devono ancora consegnare il MUD. Altra cosa che volevo accennare, l'albo nazionale dei gestori ambientali, l'iscrizione a questo albo è un requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. L'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali va rinnovata ogni 5 anni e attenzione, perché questa iscrizione costituisce il titolo per esercitare l'attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione
dei rifiuti. Un ritorno a quanto dicevamo in precedenza, molte regioni hanno deliberato con delle leggi in materia per quanto riguarda anche i rifiuti prodotti dai cantieri edili. La regione Campania, con una legge del 2013 che aveva nel titolo misure straordinarie per la prevenzione della lotta al fenomeno dell'abbandono e dei rovi di rifiuti, all'articolo 5 dà delle disposizioni in materia edilizia e dice che per quegli interventi di carattere edile per i quali è prevista una scia o una dia, c'è l'obbligo di contratto, c'è l'obbligo di stima dei rifiuti, della quantità di rifiuti prodotti, e da parte del datore, del direttore dei lavori, c'è l'obbligo di comunicare l'avvenuto conferimento di questi rifiuti in discarica, ovviamente un conferimento che sia oggettivamente valutabile, dimostrabile. E dice la Regione Campania: se voi non fate queste cose, incorrete in, diciamo, nella mia ira. Qual è questa ira? Dice: se io potevo chiamarvi per affidarvi degli incarichi, non vi chiamo più, né al direttore dei lavori che non mi ha assicurato questa cosa, che io richiedo, né all'impresa che ha condotto, che ha portato avanti i lavori, non solo, ma lo comunico ai vostri ordini di appartenenza e poi saranno loro a decidere eventuali sanzioni. Quindi è importante tenere presente come questa legge, che era nata come legge che adottava misure straordinarie per la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei rifiuti e ai nomi dei rifiuti, si fa riferimento però anche a queste disposizioni in materia edilizia. Ma diremo di più: all'articolo 7 ci sono anche delle misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, i cosiddetti RCA. Quando leggiamo RCA sappiamo che abbiamo di fronte dei rifiuti che contengono amianto. E proprio su questo andiamo a parlare del rischio amianto, ovvero del problema amianto. Io vorrei enunciare, anche se magari sono molto noto, molto, molto note, alcune proprietà dell'amianto per cercare di approfondire ancora una volta il motivo per il quale noi ci troviamo nella nostra nazione con questo problema dell'amianto così sentito. L'amianto è un materiale molto flessibile, ha una notevole resistenza meccanica, è ignifugo, è refrattario, è foroassorbente, isola dal punto di vista termico e dal punto di vista elettrico, è abbastanza disponibile in natura e per prenderlo dalle cave non ci vogliono tanti costi di estrazione, può essere addirittura filato, una volta si facevano le tute ignifughe, è molto leggero per cui si possono ottenere degli indumenti e quindi, se ci facciamo caso, in definitiva l'amianto è un materiale più unico che raro, che ben si presta a risolvere molti problemi di tipo di carattere tecnico. Purtroppo, come è risaputo da tutti, produce dei serissimi danni alla salute, ormai completamente dimostrati da studi di tutti i tipi, da studi medici di tutti i tipi, e la pericolosità più grande di questo minerale è il fatto che può facilmente, in determinate circostanze, sfaldarsi e dar luogo a delle cosiddette fibre, che ho visto in giro qualcuno si ostina a definire polveri, però forse il termine più corretto è fibre, perché è un materiale che può proprio sfilacciarsi come se avessimo dei sottili fili di cotone, ma molto più sottili. Quindi queste fibre di amianto sono estremamente leggere, estremamente sottili, si disperdono molto facilmente nell'aria e persistono per lungo tempo, sono nocive al massimo livello possibile ed è stato pienamente accertato, e ricordiamo che la prima malattia professionale indennizzabile che fu riconosciuta dall'INAIL e che era correlata all'amianto fu l'asbestosi. Vari anni fa, ma adesso ce ne sono altre che comunque sono correlate a questo rischio. C'è da dire che l'Italia, fino a quando non è intervenuto
una legge che ha vietato la produzione e il commercio di manufatti, quindi di prodotti contenenti amianto, era il maggiore produttore europeo di amianto, perché l'Italia è abbastanza ricca come miniere di questo minerale. Ecco anche perché nella nostra nazione l'abbiamo così profuso. Poi si prestava a tanti impieghi dal punto di vista tecnico, per cui lo abbiamo ritrovato praticamente dappertutto. Vediamo come è stato impiegato in edilizia e quindi com'è che lo potremo, in che forma lo potremo ritrovare quando abbiamo a che fare con lavori in un cantiere edile. Intentori e coperture, grondai e pluviali, coinventazioni, cagne fumarie, serbatoie, pannelli interni, intonaci particolari che avevano questa caratteristica di resistere al fuoco, perché abbiamo detto che ha una resistenza sia al calore che al fuoco in quanto ignifugo, pavimenti, condotte per acqua potabile e per fognature. E come voi insegnate a me, abbiamo fatto solo pochi esempi, perché tantissime altre cose sono state fatte, non solo poi, se ci spostiamo anche fuori del campo dell'edilizia, nei trasporti, coinventazioni di navi, treni, autobus, di tutto e di più, per cui è stato impiegato in tantissimi usi. Spesso, altro problema, miscelato con altri materiali, con caratteristiche diverse, che però conferivano nuove caratteristiche all'amianto, per esempio il cemento, e quindi abbiamo composti in cemento e amianto, oppure composti vinilici come quelli che venivano usati quando si stendevano dei pavimenti che avevano anche una base di amianto all'interno. Ora, la cosa importante da tenere presente è che la legge italiana vieta sia la produzione che il commercio di qualsiasi materiale che contenga amianto. Ma se la legge italiana vieta produzione e commercio, vuol dire che tutti i lavori edili che in qualche modo hanno a che fare con l'amianto si riducono a lavori di manutenzione e interventi di bonifica. Ora andiamo a vedere questi lavori edili in presenza di amianto che cosa riguardano. Abbiamo fatto questa, abbiamo diciamo, detto queste due strade principali, la lavori di manutenzione e gli interventi di bonifica. I lavori di manutenzione possono essere lavori di manutenzione senza disturbo dell'amianto, oppure possono essere lavori di manutenzione con disturbo dell'amianto, e infine ci sono gli interventi di bonifica. Vediamo nel dettaglio che cosa volevamo dire. Lavori senza disturbo sono quei lavori che avvengono in prossimità di materiali che contengono amianto. Sottolineiamo in prossimità. Lavori con disturbo invece sono dei lavori che comportano un intervento su materiali che contengono amianto. Quindi nel primo caso noi lavoriamo accanto a questi materiali, ma non interveniamo su di essi. Nel secondo caso siamo costretti a intervenire. Nel primo caso può essere necessario porre in atto una segregazione temporanea dei manufatti che contengono amianto, nel secondo caso occorre utilizzare procedure idonee. Volevo richiamare l'attenzione su un particolare che può sembrare all'inizio non tanto influente. Un lavoro senza disturbo, quindi noi immaginiamo di trovarci nel primo caso, stiamo lavorando in prossimità di un manufatto che è composto anche di amianto, non siamo nel secondo caso, ma tenete presente che un lavoro senza disturbo potrebbe trasformarsi in un lavoro con disturbo. Perché? Perché magari ci possono essere all'interno del cantiere, e noi lavoriamo accanto a questo amianto, al manufatto di amianto, vibrazioni, ci possono essere delle infiltrazioni di acqua di qualsiasi tipo o di altri materiali liquidi che possono esistere, ci possono essere delle problematiche diverse che fanno sì che questo materiale accanto al quale noi lavoriamo, e magari siamo tranquilli perché diciamo ci lavoriamo accanto, non lo stiamo disgregando, non stiamo intervenendo su questo manufatto in amianto, per cui non poniamo in opera quelle procedure e quelle attenzioni che invece si dovrebbero porre nei lavori con disturbo, ma attenzione perché potrebbe capitare che per motivi esterni alla nostra volontà e magari che non avevamo neanche preventivato per qualche motivo, un lavoro senza disturbo si possa trasformare in un lavoro con disturbo, perché questo manufatto in amianto potrebbe spaldarsi in qualche modo. È una cosa sempre da tenere ben presente, quindi ovviamente se la teniamo presente riusciamo anche a prevenirla e quindi fare un intervento in più sulle casistiche riguardanti la sicurezza. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica di materiali che contengono amianto,
La bonifica può avvenire con rimozione dell'amianto oppure può avvenire senza rimozione dell'amianto. Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, il decreto legislativo 81 del 2008 contempla e disciplina esplicitamente le sostanze pericolose e in particolare al capo terzo la protezione dei rischi connessi all'esposizione dell'amianto nel titolo 9. Che cos'è quindi la bonifica con rimozione dell'amianto? Abbiamo detto che può avvenire anche senza rimozione dell'amianto. Se noi andiamo a rimuovere l'amianto, la rimozione che cosa rappresenta? Rappresenta, o meglio, consiste nell'eliminazione della fonte di rischio mediante la sua completa asportazione. Io mi assicuro, dopo aver fatto l'intervento di rimozione dell'amianto, che tutto l'amianto che c'era non c'è più. Ovviamente la ditta specializzata in queste cose mi dovrà anche rilasciare un attestato, poi sarà, magari verranno anche degli ufficiali per quanto riguarda la loro competenza, dovrà rilasciare un attestato che il luogo è visibile tranquillamente perché ha rimosso completamente l'amianto. Diciamo che questo è il procedimento più usato perché ovviamente, come è ben facile intuire, elimina il problema alla radice. Però comporta con sé dei problemi, porta con sé dei problemi. Il primo problema fondamentale è quello che riguarda la salute degli esseri umani, quindi dei lavoratori che vanno a intervenire per rimuovere l'amianto, e quindi l'esposizione dei lavoratori. Altro problema, non da poco, è la contaminazione dell'ambiente. Altro problema ancora è che i tempi di intervento generalmente sono lunghi perché bisogna attuare tutta una serie di procedure. Ancora si producono grosse quantità di rifiuti nocivi e i costi non sono proprio tanto accessibili, sono generalmente elevati perché noi interveniamo per risolvere completamente il problema. Questo è il primo caso, la rimozione completa del manufatto che contiene l'amianto, cioè accertiamo che in quel sito, in quel cantiere edile, esso non sarà più presente. Altro scenario che si può verificare, l'incapsulamento. Consiste nell'impregnare il materiale contenente amianto con dei prodotti che siano in grado non solo di penetrare nel materiale, ma anche di ricoprirlo. Ci rendiamo conto che quando noi effettuiamo l'incapsulamento di un manufatto che contiene amianto, lo stiamo di fatto lasciando nel luogo in cui si trova. Lo stiamo incapsulando, però lo lasciamo sempre lì, per cui sarà opportuno prevedere un programma di controllo e di manutenzione, per far sì che noi in qualsiasi momento successivo possiamo accertarci dello stato di degrado di questo manufatto sul quale siamo intervenuti. L'incapsulamento presenta dei vantaggi rispetto al caso che abbiamo visto in precedenza, perché ci sono minori rischi per i lavoratori e per l'ambiente, i tempi di intervento sono più brevi, teoricamente non dovrebbe produrre rifiuti nocivi perché noi non stiamo asportando l'amianto da lavoro in positivo, anzi lo stiamo praticamente cristallizzando nella posizione in cui è, e anzi lo stiamo anche fortificando, perché dandogli questo liquido penetrante, questo composto penetrante, e ricoprendolo di questo composto lo lasciamo così com'era, non si potrà più spaldare se non in seguito a trascorrere del tempo per cose naturali. Ma teniamo presente quando effettuiamo questa operazione di incapsulamento, che è vero che noi interveniamo con costi minori, con tempi minori, con minori danni per l'ambiente, minori esposizione per i lavoratori, ma è anche vero che un domani, se noi vogliamo andare a rimuovere il materiale incapsulato, incorreremo in un intervento più difficoltoso perché abbiamo fatto questa operazione di incapsulamento. Il terzo intervento che generalmente viene posto in atto è il confinamento. Consiste nel disporre una barriera solida attenuta che separi fisicamente le aree che contengono amianto dalle restanti aree dell'edificio. Posso sottolineare il termine attenuta perché ricordiamo che le fibre di amianto che si possono liberare sono di dimensioni veramente piccolissime, invisibili all'occhio nudo, per cui quando arrivano poi sfortunatamente nei polmoni li restano, perché una cosa che noi abbiamo è che i nostri polmoni sono un ottimo filtro per molti materiali e quindi riescono a trattenere queste fibre. Allora, la barriera solida che viene costruita deve essere una barriera attenuta che riesca a separare dal punto di vista fisico le aree che contengono l'amianto dalle aree in cui generalmente uno si aspetta che si dovrà vivere. Ci sono
degli altri vantaggi rispetto al caso precedente, perché in questo modo noi che cosa facciamo? Spostiamo la nostra operazione di monitoraggio e di controllo dal manufatto precedente che avevamo incapsulato alla barriera, perché adesso dovremmo immaginare che al di là della nostra barriera fisica il manufatto si continua a disgregare, le fibre continuano a uscire, ma io non dovrò intervenire dal punto di vista del controllo e del monitoraggio sul manufatto che sta dietro questo muro ipotetico che si sta disgregando, ma dovrò prestare la massima attenzione possibile al fatto che questa parete divisoria attenuta che io ho costruito regga nel tempo, non si sfaldi e non si usuri per i motivi più disparati. Consente ancora, altro vantaggio, questo confinamento, di realizzare una barriera resistente agli urti e che protegge il manufatto in amianto, perché se io non sono manufatto in amianto, che ha un solo urto, si può rompere, perché ricordiamo che una delle caratteristiche dell'amianto è la friabilità. In particolare in gergo tecnico si dice che il materiale è friabile quando con la sola pressione esercitata dalle dita il materiale comincia a sfaldarsi. Purtroppo l'amianto, per nostra sfortuna, ha proprio questa caratteristica, che premuto un po' più forte con le dita può sfaldare se non è stato sottoposto a un trattamento che lo rende un po' più forte. Ecco perché veniva usato il bilanciamento, come dicevamo in precedenza. Ancora indicato questo confinamento per materiali che risultino di facile accesso, cioè se io so che ci sono persone che possono facilmente accedere in un edificio a un manufatto che contiene amianto, non mi conviene fare a linee un'operazione di confinamento mettendo questa barriera di separazione. Tenete presente però che il rilascio di fibre di amianto continua all'interno dell'area confinata, eventuali solamente così come dicevo in precedenza. Per quanto riguarda i lavori di intervento sui manufatti edili che contengono amianto, i lavori di rimozione possono essere effettuati esclusivamente dalle imprese che sono iscritte ad apposita sezione dell'albo del nazionale di gestione ambientale, e ci sono poi delle procedure da seguire che sono specificamente previste dalla legge 257 del 92. Il piano di lavoro è molto importante perché l'azienda che esegue i lavori su manufatti che contengono amianto, quindi all'interno del nostro cantiere edile, di cui parlavamo in precedenza, questa scatola nera che adesso non è più nera perché stiamo cercando di entrare per vedere quello che dobbiamo porre in atto come lavoro, il piano di lavoro, dicevamo, deve riportare obbligatoriamente una serie di notizie. Però vedete, questa è interessante vedere come ci sono delle particolarità molto più forti rispetto al caso in cui non si opera in presenza di amianto. Per prima cosa, una copia del piano che inviare all'azienda dell'unità sanitaria locale competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la quale l'azienda può chiedere poi dei chiarimenti. E vediamo questo piano di lavoro che cosa si include. Delle notizie generali che riguardano la ditta esecutrice dei lavori, quindi dati identificativi dell'impresa, il nome del datore di lavoro, del direttore tecnico, il nome del capo cantiere, il nome del coordinatore per l'amianto. Poi deve riportare notizie relative al committente, inteso come il soggetto per conto del quale si realizza l'intera opera, non come l'impresa capofila oppure come l'impresa affidataria, il committente. La natura dei lavori, scendendo quanto più possibile nei particolari, quindi che tipo di materiale stiamo andando a togliere. Una certificazione analitica di un laboratorio idoneo a certificare quel tipo di materiale, che mi dice che quel materiale è pericoloso e va tolto. Il numero dei lavoratori che sto impiegando, la data di inizio dei lavori, ma anche la stima della durata che io penso possono avere questi lavori. Poi, sempre nel piano di lavoro, va definito l'oggetto dei lavori, quindi bisogna descrivere i luoghi, inquadrare il luogo, ovviamente dal punto di vista urbanistico, e nello specifico i luoghi in cui verranno effettuati questi lavori, descrivere la struttura sulla quale si andrà ad operare, cioè dire esplicitamente all'interno di questo piano: io sto operando su una struttura che ha una copertura di un edificio. Eventualmente questa struttura, essendo una copertura, avrà una struttura portante sottostante, eventualmente ti comunico che ha anche un sottotetto.
quindi quando si parla di amianto bisogna scendere molto ma molto nel particolare, non possiamo dire io sto togliendo una struttura di copertura in cemento amianto, in altro materiale che contiene amianto. Addirittura bisogna indicare l'altezza del piano di campagna a cui si troveranno ad operare i lavoratori e ovviamente la stima della quantità di materiale che contiene amianto che noi andremo a rimuovere. Nel piano di lavoro vanno indicate anche le tecniche lavorative adottate, cioè io devo descrivere le procedure che verranno poste in atto per rimuovere i materiali che contengono amianto, devo descrivere addirittura io che come faccio questo amianto, supposto che sta sul tetto, a portarlo giù. Cioè devo specificare se lo porto per le scale, se uso un montacariche, se vado all'esterno dell'edificio, se mi mantengo all'interno dell'edificio. Perché? Perché va da sé che, prima cosa, questo materiale che io sto portando giù per avviarlo diciamo, allo smaltimento di scarica opportunamente controllata e autorizzata, è un materiale estremamente pericoloso. Lo devo imballare nel modo più idoneo possibile e secondo le prescrizioni di legge, non solo, ma se eventualmente si dovesse disperdere qualche fibra per qualsiasi motivo, diciamo, le autorità competenti devono sapere se queste fibre si sono disperse all'interno dell'edificio, all'esterno dell'edificio. Quindi, come vedete, ci sono delle particolarità molto più complesse da tenere presente. Descrivere il tipo di mezzi che vengono usati per movimentare questi materiali, descrivere le modalità di pulizia giornaliere delle aree interessate ai lavori sui materiali contenenti amianto, perché ogni giorno devono anche essere pulite le aree in cui avvengono i lavori contenenti amianto. Ancora, quali misure noi stiamo adottando per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, quindi valutazione del rischio, modalità di controllo delle esposizioni, informazioni dettagliate sui libri che sono stati utilizzati e tutte le altre informazioni che possono essere utili, addirittura sui sistemi di decontaminazione e sui servizi igienici, perché va da sé che l'operato mentre sta lavorando può avere anche bisogno di ricorrere ai servizi igienici. In quel caso c'è tutta una procedura per disfarsi di queste tute particolari che porta addosso e poi le deve rimettere, quindi è una cosa molto molto complessa. E anche gli attestati di frequenza dei corsi di formazione dei responsabili di cantiere e dei lavoratori. Infine, le misure per la protezione di terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dicendo quali sono le misure che ha adottato per salvaguardare i terzi che eventualmente si trovano in quelle aree per altri motivi. Faccio una classificazione dei rifiuti che sto ottenendo, individuo un deposito temporaneo, dico come effettuo il trasporto, dico quale sarà la discarica alla quale conferirò questo materiale molto molto pericoloso. Ci sono dei documenti che vanno legati al piano di lavoro che sono l'iscrizione per l'impresa di bonifica all'apposito albo, un certificato analitico del materiale che deve essere rimosso, un elenco dei lavoratori che vengono coinvolti, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, la documentazione tecnica che è relativa a quegli specifici TPI, perché ricordiamo che hanno bisogno per esempio di filtri EPA particolari e quindi io lo devo indicare, lo devo allegare come documento ogni specifica tecnica di dispositivi di protezione individuale nel piano di lavoro. Attestati di formazione dei lavoratori, dicevamo in precedenza, certificati di idoneità alla mansione per i lavoratori, autorizzazione del trasportatore, autorizzazione della discarica e poi, ultimo ma non ultimo, è la dichiarazione che la discarica accetta il rifiuto che gli stiamo portando, perché se non abbiamo questa dichiarazione è finita. Per cui noi ci dobbiamo assicurare che questa discarica sia regolarmente utilizzata, come abbiamo detto prima, e che ci rilasci una dichiarazione che ha accettato questo rifiuto pericolosissimo che noi abbiamo portato per smaltirlo. L'ultima cosa che ho fatto riferimento non è stato altro che richiamare l'articolo 7 della legge regionale della Campania del 2013, che dice che in pratica la regione Campania incentiva in base alle proprie disponibilità finanziarie gli interventi di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto. Quindi diceva la legge nel 2013, in base a quello che mi posso permettere, quelle che sono le mie finanze, sono disposto anche a incentivare i comuni
basta che eventualmente facciano qualcosa, uno per rimuovere eventuali depositi incontrollati e due per diciamo a loro volta incentivare motivazionalmente a eliminare questi problemi dell'amianto contenuto in alcuni manufatti. Vabbè, poi ci sono delle altre notizie di tipo molto tecnico, ma sono semplicemente ricavabili leggendo l'articolo, quindi non voglio appesantire più tanto l'intervento. E quindi vi ringrazio veramente per la cortese attenzione che avete voluto dedicare a questo momento. Grazie a tutti e soprattutto grazie ai carissimi relatori.